la seduta del quattordicesimo Consiglio Comunale di venerdì 7 agosto. Eh, passo la parola al segretario per l'appello. Miatto Antonio, balliana Mirella, Casagrande Andrea, Darezan Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Denard, cioè, De c'è, cioè, l'ho visto. Denardi Barbara è assente, Dus Marco, Gomiero Maurizio, presente? Pagotto oh, Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rasera non è Assente, assente. Al Rosset Mario c'è, Salette, Sant'Antonio Paolo, presente. Non Roberto, presente, Baraschin Gianni, presente. Abbiamo tre assenti. Bene. Allora nominiamo gli scrutatori: Gumiero, va bene? Pagotto e Balliana. Perfetto. Ci sono delle comunicazioni da parte del sindaco? Prego sindaco. Due brevi comunicazioni. Due brevi comunicazioni. La prima, eh, dopo, dopo diverse settimane in cui non c'erano state positività per Covid a Vittorio, adesso abbiamo da un paio di settimane una ripresa dei numeri, cominciato con 1, poi 2, poi 3, poi 4, poi 5, forse vediamo domani mattina, ma mi è giunta la mezza notizia che oggi c'è un sesto caso. Le età dei, dei positivi eh, va vale dai 19, 20, 26, 50 e 56 anni di età, quindi non particolarmente. Eh, è un dato di fatto che non sono sintomatologie importanti, sono tutti a casa. Eh, per cui mi sentivo di fare una raccomandazione, questa informazione che il fenomeno per cui si sente parlare che c'è una recrudescenza è presente anche in città. Di modesta entità numerica, di modesta entità sintomatologica, ma forse un richiamo a un minimo di attenzione, forse vale la pena di, di darlo, eh, aggiungo un secondo dato, dopo tanto tempo è arrivato, no, è arrivato, arriverà fra poco eh, il contributo che Roma ci ha dato per i lavori fatti alle piste di Atletica. Sono eh, mi pare 456 mila euro che arriveranno nelle nostre casse. Mi è stato riferito che Marco, il nostro consigliere DUS, si è anche speso nei meandri romani per smuovere un po' questi meccanismi e per cui lo ringraziamo. Grazie Sindaco, eh, passo la parola all'assessore Uliana per delle comunicazioni. Sì, grazie, una bella comunicazione perché... Eh... Seguendo quello che è stato il successo del concerto che abbiamo fatto nella piazza di Ceneda agli inizi di, di luglio, abbiamo pensato di proporre alla, alla città altri tre concerti che verranno eh, tenuti il 4, il 5 e il 6, tre serate di seguito nella prima settimana di settembre. Musica varia per tutti i gusti, dal flamenco al folk, alla musica etnica, alla musica classica. Questo in linea con quello che è l'obiettivo ehm, strategico del nostro DUP di promuovere la vocazione musicale della, della città. Speriamo che anche questi concerti abbiano il successo che ha avuto l'altro. Siete ovviamente tutti invitati a partecipare. Grazie. Bene. Pre prego, consig consigliere Tonon. No, per fatto personale, visto che ieri sono stato citato in quest'aula come assente, volevo anche motivare, credo, cre, credo ah. che possa essermi concesso. Adesso. La presenza in questa sera è sana, in questa seduta è sana la mancata convocazione, così prevede il regolamento. Eh, non quella di ieri, ovviamente, nel senso che ieri io non sono stato. Eh, non sono stato fatto oggetto della convocazione entro i termini previsti. Tant'è vero che io ho la consegna della, da parte della, della posta, del posto italiano, e dell'avviso di consegna il 4 agosto. Il 4 agosto chiaramente non era assolutamente in tempo rispetto a quella che era la convocazione. Ehm, non mi sarei mai, ne poi mai sognato di di chiedere al, al mio capogruppo di, di farsi interprete della mia assenza, come invece è avvenuto nel 2016, non nel 2014, assessore Fasan. E, fra l'altro ho sentito anche i, i, gli apprezzamenti, la ringrazio che ha fatto nei confronti del sottoscritto e della consigliera Denardi usando due aggettivi tonti e impediti, ma sa, per quanto riguarda me. Mi viene bene l'adagio il, il, latino de minimis praetor non curat. Per quanto riguarda la denardi, se devo essere sincero visto che non c'è, mi sento in dovere visto che l'ho scelta anche come assessore di difendere il suo buon nome non tanto per quello che ha fatto ma anche per, per chi è lei. Perché ho l'impressione che semplicemente un fattore e un sentimento alberghino in lei quando definisce la denardi in quel modo. Incipienza e invidia, visto che, cito solo un esempio, si è laureata nei tempi previsti e ha fatto l'esame, a differenza di qualcun altro, nel primo tentativo come procuratore legale. Definirla tonta e impedita non mi pare proprio né signorile né proprio di queste aule. Grazie. Posso... Gra mh, direi, di, direi di no. Eh. Sì, sì. Io, io direi che procediamo col Consiglio, consiglio Comunale perché non, 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 non viene previsto la risposta da parte di nessuno, è il fatto personale, quindi io continuerei risponderò con... Risponderò più tardi. Eh, con, con, con. Indubbiamente. Allora, eh, partiamo con il primo punto all'ordine del giorno. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2020. Bene, chiedo al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Buonasera a tutti. Eh, partiamo con lo stato di attuazione dei programmi del DUP e questo sinceramente come amministratore è un documento che mi piace. Eh, mi piace perché? Perché partendo dagli indirizzi dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi con le missioni e i programmi che sono contenuti nel DUP, questo, eh, diciamo, questo stato di attuazione dei programmi permette all'amministrazione eh, comunale, che magari durante l'anno è sempre presa a, fare, a cercare di fare tante cose insieme, ma di rendersi conto, eh, lo, eh, rendersi conto sullo stato di avanzamento delle, delle politiche che abbiamo promosso con il, nostro, con il nostro programma di mandato. E quindi è uno strumento che serve senz'altro a noi per controllare a che punto siamo, serve a voi consiglieri di valutare il nostro, il nostro operato eh, in questi primi 14, intanto in questi primi 14 mesi eh, da de, de inizio de, del mandato. Eh, cosa dire? Eh, nel documento che vi è stato, vi è stato dato eh, potete valutare, eh, diciamo eh, in base a ogni indirizzo strategico, quali sono le le lo stato di attuazione al 30 giugno 2020. Come vedete, ci sono state fatte alcune cose, alcune cose non sono state ancora fatte, e molte cose, come vedete, sono state influenzate dall'emergenza che abbiamo avuto, quindi abbiamo, siamo quasi a sei mesi di emergenza Covid. Quindi adesso nella discussione magari potremmo approfondire alcuni aspetti. Per quel che riguarda la verifica degli equilibri di bilancio, come vedete nel parere dei revisori dei conti, eh, il parere è favorevole e, gli e il bilancio è perfettamente in equilibrio sia in parte eh, in, conto, diciamo, in spesa corrente che in parte capitale. Poi rimango a disposizione per tutte le domande. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Vedo che c'è già una prenotazione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, buonasera. Sì, anch'io sostengo che sia stato un bel lavoro quello che è stato fatto da parte degli uffici che hanno puntualmente proprio relazionato sullo stato di attuazione dei singoli, dei singoli programmi. E inoltre beh, il servizio finanziario ha anche eh, verificato che c'è un sostanziale equilibrio eh, economico-finanziario, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di esigibilità nonostante i problemi che hanno stravolto la nostra vita e naturalmente anche l'attività dell'amministrazione comunale a causa della, della pandemia. Questo lo aggiungo io, perché non c'è scritto nella relazione. Certo, molte delle attività previste, come ha detto anche l'assessore, io a grandi linee ho stimato circa il 50%, sono state rallentate o rinviate a causa del Covid, è proprio riportato in ogni singolo, in singolo progetto. È chiaro che eh, non c'è niente da fare, la situazione ci è caduta addosso e non abbiamo potuto fare niente, quindi l'auspicio è che nel secondo semestre si riesca in qualche modo anche a recuperare. Ad ogni modo ecco la, il dato forte, diciamo, oltre a quello della verifica dello stato di attuazione dei programmi, è anche quello che eh, in, dal punto di vista complessivo il bilancio è in equilibrio e quindi diciamo, non c'è necessità di eh, interventi grazie anche, aggiungo io, ai grossi finanziamenti che lo Stato ha mandato anche ai comuni di Vittorio Veneto. Quindi ecco, da parte mia non c'è nessuna osservazione da fare, nel senso ho, ho letto ecco, con, con attenzione lo stato di attuazione dei singoli programmi e quindi io comunico fin d'ora il, il mio voto positivo al documento, ecco, non, non c'è niente da dire, ecco, se secondo, secondo me. Questo, grazie. No, grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere Balliana. Sì, allora eh, io ho visionato la tabella verifiche equilibri di bilancio, è giusta no questa qua? Sì. Ok, chiedo: ehm, ho visto che eh, rispetto a st stanziamento di previsione eh, ci sono molte variazioni in aumento, quindi il ne segno più ehm, per un totale alla fine di ehm, preventivato dei 32 milioni una variazione di 5 milioni, 1 milione e 6 di differenza, e um, quindi una variazione: un assestamento a 35 milioni, giusto o no? Volevo chiedere allora quella variazione in più, cioè questi soldi, e come mai vengono fatti adesso, chiedo, ok, eh, sono profana, quindi ecco. E, mm, e, 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 da, e da dove arrivano? Eventualmente. Ecco, grazie. Non vedo prenotazioni, quindi a questo punto possiamo rispondere. Ok, grazie Presidente, e provo a rispondere in caso c'è la dottoressa Alvassore qui, qui accanto a me che, che mi dà una mano. Allora, le variazioni eh, nella verifica dell'equilibrio di bilancio, trovate variazioni come detto giustamente in più e in meno, eh, sono variazioni intervenute diciamo eh, con le variazioni di bilancio che abbiamo fatto eh, ne, negli ultimi mesi. Eh, e alcune variazioni ci sono, sono intervenute. È quella, una variazione che andiamo a provare poi in sede di variazione di bilancio. Ci sono sia variazioni in quota capitale per un totale in più di 1.154.052,96 euro, e ci sono variazioni e, e in meno per 1.747.0840, e in spesa corrente. Perdoni che guardo la pagina il totale alla fine. non c'è il totale, ma comunque sono tutti, sono tutti, sono 2.343.726,87 in più e 646.165 in meno. Le principali variazioni intervenute durante quest'anno sono, per dire, i 50.000 euro dello sponsor del violino, mi vengono degli esempi, i 122.000 euro delle erogazioni liberali dei cittadini per l'emergenza Covid, i 293.000 euro mandati la prima tranche del contributo statale per mantenere... Per, che ci è arrivata a fine giugno mi sembra, i buoni spesa mandati dallo Stato che se non erano 150.000 euro, i 50.000 euro per la sanificazione eh, e tutto, tutte le variazioni che sono succedute eh, in questi mesi sono state poi inserite e poi verificate negli equilibri di bilancio. Quindi tutto quello che vede scritto è già stato approvato in questo Consiglio a parte la variazione che andremo ad approvare adesso, con fra, fra quei prossimi punti. Ecco. E comunque, eh, consigliere, se vuole in settimana le forniamo i tabulati sia in quota capitale che in spesa corrente, con tutte le variazioni capitolo per capitolo. Ecco. Non vedo altre varie, eh, prenotazioni, quindi... Evidente. Allora, se volete passiamo alla dichiarazione di voto e poi passiamo al voto. Nessuna dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione. Per quanto riguarda questa delibera, favorevoli? 12. Sì. Contrari? Astenuti? 2. Allora la delibera è approvata con voti favorevoli 12 astenuti 2, contrari 0. No. Passiamo al punto numero 2. Documento unico di programmazione DUP 2021-2023. Presentazione ed approvazione. Sono, eh no. ah beh, sono, eh. sono, sono 12 favorevoli. Sono sì, 12 sono, sono comunque 12. Sì. 12 Anche più dalle... 2. Eh, bisogna... eh, sì, okay. no, I voti sono... posto? Ok. Allora prego il, il uh, vice sindaco Posocco di illustrare la, il documento unico di programmazione. Allora, eccoci al documento unico di programmazione, che è un documento che mi sembra, adesso vado a memoria, eh, venga proposto in aula dal 2015, eh, fa parte di tutta la revisione col discorso del bilancio armonizzato intervenuto a seguito delle normative a livello nazionale. È un documento che personalmente ho sempre ritenuto, ho sempre mal digerito, perché è un documento fatto di tante, tante pagine da leggere, che parte sempre dal, dal programma di mandato di un'amministrazione e man mano che vanno avanti, che passano i mesi, viene aggiornato, eh, viene aggiornato. Noi come comune siamo sempre stati più bravi degli altri, devo dire, e anche nel regolamento di contabilità approvato dalla precedente amministrazione, noi ci siamo sempre impegnati ad approvare il DUP a scadenza, che era il 30 luglio, quest'anno la scadenza, causa emergenza, è stata provata al 30 settembre, e poi con la nota di aggiornamento inter che interviene a novembre si, aggiornava, si aggiornavano i dati e venivano anche aggiornati i dati per sempre per l'ultimo anno de della programmazione, in questo caso 2021-2023 sarebbe per il 2023, ma non so se era 2019, 2021 e 2022 del 2021 con la nota di aggiornamento che interveniva a novembre. Molti, molti altri comuni invece mh, procedono in un'altra maniera, danno ai consiglieri il, il documento eh, unico, il DUP uh, in questo periodo e non lo approvano in aula e tutte le osservazioni eventualmente proposte dai, dai consiglieri poi vengono valutate dalla Giunta e eventualmente inserite nella nota di aggiornamento fatta a novembre. Spero di essere eh, stato chiaro in questo. Eh, noi invece abbiamo scelto questa strada, mm, siamo, siamo bravi, sempre siamo stati bravi, e questa sera proponiamo: diciamo, eh, mettiamo in votazione il, il DUP 2021-2023. Eh, nella nota di aggiornamento, le modifiche che sono intervenute rispetto all'ultima approvazione del DUP, ehm, ho fatto grazie, grazie agli uffici ehm, una nota con le modifiche che ho consegnato in commissione, ai membri della commissione e a chi c'era eh, in commissione, eh, diciamo, sottolineando tutti i punti che rispetto all'ultima approvazione sono stati modificati. Non so se sia il caso di leggerlo oppure se li, se li do per letti, in quanto sono stati consegnati a, a più o meno a tutti i gruppi. Però se volete che li, li, li legga, li leggo un sunto. Allora, sono state apportate delle modifiche come, beh ve li leggo, tolto il paragrafo a pagina 20, tolto il paragrafo note di aggiornamento al DEF contenuti in quanto commentato nel paragrafo obiettivi generali individuati dal Governo. Nel paragrafo sinergie e forme di programmazione negoziata, tolto protocollo d'intesa per il sostegno delle scuole infanzia paritarie 2018-2020 perché scade il 31-12-2020. Questo è a pagina 37. A pagina 43, nel paragrafo partecipazioni, sono state eh, aggiornate le considerazioni e valutazioni con l'ultima delibera di revisione delle società partecipate, pagina 45. Aggiornate le opere pubbliche, a pagina 47, aggiornato il paragrafo tributi e politica tributaria, a pagina 50. Sono state apportate delle modifiche agli obiettivi operativi, a pagina 110, eh, tolta l'azione Garantire la presenza dell'amministrazione comunale agli in incontri dei consigli del quartiere, aggiunte azioni Avviare il procedimento per il rinnovo dei consigli del quartiere. A pagina 101, aggiunta azione, proseguire nel processo di dematerializzazione già avviato negli anni precedenti dei servizi demografici. A pagina 113, tolta l'azione, eh, promuovere l'applicazione del baratto amministrativo anche alla luce degli interventi normativi e interpretativi recentemente intervenuti. Pagina 113... È stata tolta l'azione di introdurre semplificazioni per il cittadino attraverso la rimodulazione dell'imposta che prevede l'alzamento della tasa e il del mantenimento dell'IMU. A pagina 116 Tolta azione, collaborare con le forze dell'ordine per controllare clandestinità, centrali islamiche, baby gang, furti, scippi e ogni altra forma di disordine, nonché pericolo sociale. A pagina 116, tolta azione, contrastare la presenza di prodotti contraffatti nei mercati e emettere ordinanze atte a contrastare l'accantonaggio, occupazione abusive, l'embrattamento, il fenomeno nomadismo e disturbo della quiete. Pagina 118, tolta azione coordinare i vari servizi offerti nel settore alle persone con disabilità. A pagina 119, tolta azione attivare percorsi individuali di ricerca, inserimento lavorativo e collaborazione con i centri di impiego e agenzie del lavoro. 120, tolta azione avviare procedure e costruzione graduatoria delle abitazioni. Eh, aggiunta azione gestire problematiche abitative, in particolare mobilità ed emergenza abitativa. Eh, pagina 121 tolta parte di azione riacquisire a demanio comunale i manufatti le cui concessioni non vengono rinnovate per poter riassegnare. Aggiunta azione avviare la procedura per il recupero delle tombe abbandonate. Pagina 131, tolta azione per disporre un nuovo regolamento edilizio che preveda l'utilizzo di tecnologie ecologiche sostenibili, come ad esempio quelle basate sul riutilizzo dell'acqua piovana. Pagina 132 tolta azione dare attuazione al piano di protezione civile anche provvedendo a realizzare la campagna informativa sul piano stesso. Eh, Tolto azione individuale e concordare con ANAS, la soluzione ottimale per l'uscita della variante SS51. Molte di queste sono state tolte perché sono state, sono state effettuate, quindi cadono perché nel momento in cui sono state realizzate e lo trovate nel, nel, nello stato di attuazione dei programmi. Nello stato di attuazione dei programmi trovate queste e quindi vengono tolte nel, nell'aggiornamento del DUP. Eh, quadro missioni e programmi operativi, eh, aggiunto obiettivo 1.2.2, eh, tolto il paragrafo opere pubbliche e investimenti programmati che sarà aggiunto nella nota di aggiornamento, eh, sono stati praticamente tolti i paragrafi in cui con la nota di aggiornamento verranno inseriti per il 2023 che non potevano essere inseriti in quanto abbiamo... Eh, approvato il bilancio 2020-2022, per il 2023 sono stati riportati i valori del 2022. Ecco. Queste sono le variazioni che sono intervenute. Adesso eh, ten tengo a sottolineare che la parte finanziaria del DUP, la parte... 21 e 22, 2021-2022 è stata costruita col bilancio approvato a dicembre. Il 2023 è stato replicato il 2022 e con la nota di aggiornamento che andremo a fare, poi successivamente, verranno aggiornati i dati del 2023. Spero di essere stato chiaro, un argomento abbastanza Difficile, ma adesso apriamo la discussione e vediamo le vostre domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco. È aperta la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Ok. Eh, L'assessore ha detto che siamo stati, bravi, siamo stati bravi a fare questo documento ma sul contenuto del documento e sulla utilità del documento qualche riserva eh, ce l'abbiamo, non solo io ma anche gli addetti ai lavori eh, che vi sono vicini, non vicini perché no, con gli addetti ai lavori, non, non parlavo della dottoressa. Eh, in molte parti del documento eh, si evidenzia il fatto che il DUP è il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione. Il Sindaco, nella sua presentazione, scrive: Questo documento è sintomatico dello sforzo che stiamo facendo per stabilire un contatto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. E ancora, il nostro auspicio è che ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Ma gli auspici secondo me non seguono poi i fatti. Nel documento in esame, ad esempio, non si fa alcun riferimento, in nessuna pagina non si cita il Covid-19. Ma mi domando, sta roba che è successa avrà qualche ripercussione nella programmazione 2021-2023? Ma non è citato da nessuna parte, in da nessuna parte salvo... In a pagina 20, 22 quando si cita il documento di programmazione del Ministero no? e si dice che loro là sono preoccupati perché dicono qua i soldi cosa, nel 2021 che cosa sarà quindi so, solo per questo io dico questo documento che senso ha quando non parliamo di quello che è successo e di quello che sarà nel 2021 non si fa nessun riferimento poi nel documento viene riportato alla voce programma dell'amministrazione il testo identico del programma di mandato, senza alcun commento, oppure qualche indicazione sul fatto che alcune cose sono state fatte, alcune cose sono sorte nuove e forse meritano di essere inserite nella programmazione 2021-2023. Ma non c'è scritto qua, cioè non c'è scritto proprio niente. Poi anche le cifre che vengono riportate nelle tabelle, questo per la missione, questo sì, degli uffici, anche degli uffici, dovranno essere quasi tutte riviste, perché non abbiamo, non avete. È impossibile avere oggi gli elementi per poter fare, no? Poi. Un'altra un perla è quella del collegio dei revisori. No? I collegi dei revisori non dicono niente, si limitano a, dire che, a citare due pagine di norme, dicono una cosa falsa, che, al docu fals errata, pardon, errata, che nel documento ci sono allegati come parte integrante. Il piano delle de, de organizzazioni, le ho scritte qua, ci sono delle cose che non ci sono, ma, non, ma nel documento che è stato fatto dagli uffici c'è scritto, alleghiamo il piano del personale, il piano per il fabbisogno per del personale 2020-2022, perché non l'abbiamo ancora fatto. Oppure il piano, mi aiuti un'altra cosa che c'è, diciamo, che è considerata parte integrante dal Collegio dei Revisori, non è riportato qua, ma è scritto che non c'è, è quello vecchio. Che senso ha quindi approvare questa cosa, allora le uniche eh, modifiche eh, apportate come eh, abbiamo sentito prima sono quelle diciamo sui, sui, sulle azioni in sostanza. E io vorrei un attimo fermarmi, perché l'assessore le ha velocemente. Però ci sono alcune cose che forse dovrebbero essere capite. Cioè, la prima domanda è stato tolto il progetto 141? promuovere l'applicazione del liberato amministrativo anche alla luce degli, degli interventi normativi intervenuti. Ma il programma l'abbiamo approvato poco tempo fa? No, ho capito, l'abbiamo approvato poco tempo fa, ma perché adesso no, non ci preoccupiamo più di, di promuovere l'applicazione? Cioè, è stato deciso, è stato applicato, non so se ha dato dei risultati fino adesso, cioè, se ci sono state domande, ma non, non so, e, e, però perché si deve togliere questa posizione? Chi è che ha deciso di togliere questo progetto? Se fino a poco tempo fa, ma, ma, nel documento c'è scritto che è, è stata tolta la voce promuovere l'applicazione. Ecco, promuovere significa fare un po' di pubblicità e dire c'è qualcuno che è interessato. Ma ho capito male, ma per quello ti chiedo. Poi un'altra cosa che non capisco c'era il, il progetto 2111, sì. collaborare con le forze dell'ordine per controllare la clandestinità, le centrali islamiche, le baby gang, i furti, gli scippi e ogni altra forma di disordine nonché pericolo sociale. Co collaborare, collaborare con le forze dell'ordine per controllare la clandestinità, le centrali islamiche, le baby gang, i furti, gli scippi, eccetera. Cioè, questo progetto viene tolto, questa azione viene tolta. Di fatto, se andiamo a leggere il documento di prima, troviamo che il, il, la polizia locale dice ci sono stati dei proficui contatti con gli altri capi e stiamo lavorando positivamente. Ma, ma perché adesso non si collabora? Se la togliamo parrebbe a una lettura superficiale e quindi io mi auguro che l'assessore mi spieghi, parrebbe che non vogliamo più collaborare su queste cose. E via di seguito, perché non so, cioè coordinare i vari servizi offerti dal settore alle persone per disabilità, attivare percorsi individuali di ricerca e inserimento lavorativo in collaborazione con il Centro per l'Impiego e l'Agenzia del Lavoro. Come mai togliamo queste azioni? Perché non ce ne sono di sostitutive, almeno non sono state evidenziate delle eh, azioni sostitutive a, questi, a queste iniziative. Predisporre un nuovo regolamento edilizio. Da qualche parte ho letto che si farà assieme al PAT, ma perché non lo togliamo adesso come azione? Non ho capito. Un'altra cosa, è individuare e concordare con l'ANAS le soluzioni ottimali per l'uscita della variante 51. L'abbiamo tolta, quindi vuol dire che è stata concordata e definita leggendo sempre la stampa, ma mi auguro che il sindaco poi ci chiarisca, sembrava che l'accordo proprio non ci fosse ancora, cioè dove deve uscire la prima rotonda bene, però quando si parla della viabilità in uscita della variante 51, non si parla solo della rotonda davanti al cimitero, si parlerà anche di tutto il resto. Allora, se la togliete vuol dire che avete trovato l'accordo e magari ci piacerebbe essere informati su questa cosa. Ok, e poi ci sono va bene altre piccole cose. Quindi io chiedo di che mi spiegate perché sono state tolte queste azioni e come vengono sostituite, se vengono sostituite. Ecco, tutto il resto è, sono numeri che eh, sono stati scritti, come diceva l'assessore, riprendendo il piano triennale e sul terzo anno portando quello dell'anno precedente. Però, appunto, alla fine è un documento che non serve, ci costringete ad approvare una cosa che non c'è ancora. Sì, forse si poteva pensare anche magari a un documento un po' più leggero, in cui però si, volesse, si poteva dire come sono cambiate le cose rispetto al programma di mandato che è stato presentato nel 2019, se ci sono state delle modifiche e a questo punto come l'amministrazione intende porsi nei prossimi tre anni. Questa cosa manca e quindi no, non chiedo che mi spiegate meglio questa cosa. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere Dus. Sì. Buonasera a tutti e ben ritrovati, mi verrebbe da dire. No? E, eh, prima ne abbiamo discusso in eh, conferenza di capigruppo e una, un accenno l'ha fatto anche il, il vice sindaco. Effettivamente questo qui che stiamo facendo è un po' un giro a vuoto, nel senso stiamo eh, commentando un documento e che poi oltre a commentare naturalmente dovremo eh, votare e Che però ha ben poco significato. Il vero documento con il significato maggiore lo troveremo a novembre. Facciamo questo giro perché il regolamento eh, lo prevede. È chiaro che la normativa è stata tra virgolette da poco introdotta, quindi eh, è necessario, secondo me, pensare magari di mettere mano al regolamento, perché effettivamente discutere, preparare, impegnare gli uffici. Questo documento può essere magari uno semplice preso dato del consiglio e la chiudiamo lì. Perché in questo documento sono scritte delle cose che sono superate nei fatti ormai da un anno, probabilmente. Perché molte delle azioni sono state compiute, come abbiamo visto, alcune sono in itinere, ma magari l'aggiornamento lo facciamo a novembre quando lo prevede la legge. Io magari credo che può essere un'operazione quella di mettere in mano il regolamento, poi qui, non so, gli uffici. L'interpretazione come sia, eccetera. Però visto che sono venuto qui, qualcosa la dico. E inizierei a parlare della Mafia. Non tanto eh, per tirare fuori le solite questioni della Mafia, ma eh, perché il 18 maggio 2020 noi abbiamo fatto eh, un'operazione che credo possa essere anche propedeutica a quello che emergerà in futuro e cioè la modifica del regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà del comune. Abbiamo fatto alcune modifiche all'interno del regolamento e um, ci sono, se non sbaglio, delle evoluzioni in itinere. Credo che eh, è opportuno magari cogliere le opportunità che stanno emergendo, noi la nostra disponibilità la mettiamo tutta, eh, nel senso che se si riesce a eh, trovare una soluzione per quell'immobile, ben venga, una soluzione che dia respiro anche alla città, ancora meglio. E, e quindi, eh, se ripeto, si possono creare delle azioni che eh, consentano eh, di accelerare questo processo che è ancora in fase di definizione, eh, fatevi avanti. Insomma. Ecco. Detto questo c'è ovviamente anche sulla Mafia qui c'erano delle idee che eh, anche in questo caso sono probabilmente, verranno probabilmente superate eh, dagli eventi e quindi eh, è anche un po' sì, inutile commentare quelle che erano le idee del passato e quindi probabilmente nel prossimo DUP magari facciamo l'aggiornamento siccome eh, il vostro programma, a differenza di quello della Giunta Tonon. Eh, è un programma molto dettagliato e contiene delle operazioni molto, molto precise. E quindi è chiaro che io adesso posso chiedervi, eh, gli odori nauseabondi di fronte al CES ci sono ancora? No, sono stati risolti? No, ci sono ancora però mi sembra un po' stucchevole star qui a fare l'elenco delle cose fatte o delle cose non fatte su questi 44 articoli, tra cui, non so, eh, maggiore controllo sulle deiezioni dei cani. Parliamo di questo? Credo, credo di no. Allora magari se, quando rimetterete mano al DUP, state con uno sguardo un po' più alto, magari evitiamo di entrare così nel, nel dettaglio. E invece sulle cose che eh, no, non so bene... Eh, che intenzioni abbia l'amministrazione? Faccio alcune domande, prendendo spunto sempre dal, dal vostro elenco. È una eh, riferita all'adeguamento dei parcheggi e della viabilità a servizio dell'ospedale eh, Cesana Malanotti, eccetera, e sulla rotatoria che era prima prevista. Quindi volevo capire se quel progetto lì eh, verrà portato avanti oppure ci state ancora eh, riflettendo. E, mh, Faccio io ora una puntualizzazione su prendendo spunto sullo studio della nuova viabilità a Ceneda, e secondo dal mio punto di vista, il doppio senso su via Oberdan che ho letto sui giornali eh, non mi sembra una soluzione così eh, rivoluzionaria o quantomeno che comporti un miglioramento. Però, è mia opinione personale, poi eh, non sono esperto in materia. Ehm, Volevo sapere la frana del Fadalto, che era stato un caso molto seguito e eh, che era anche molto oneroso, eh, se continuava il, il monitoraggio. E la realizzazione della, della bretellina, che interessa sicuramente il consigliere Gomiero, che è una eh, de, delle storiche questioni che rimangono aperte, e guarda caso interessa proprio San Giacomo. E anche lì c'era eh, la disputa tra regione, provincia, ANAS, adesso non so bene a chi, a chi bisogna andare a bussare, volevo sapere a che punto, a che punto siamo, siamo rimasti. E, m, poi una cosa che eh, mi sta particolarmente a cuore è il, m, la questione eh, dell'elettrificazione e so che eh, ci tiene molto anche il vice sindaco Posocco, tanto è vero che... Eh, nel 2018 aveva fatto un'interpellanza su questo e mh, in particolare sulla stazione eh, centrale. Mm, non so se l'accordo che voi avete eh, riscritto con RFI Ferrovie eh, preveda poi eh, la realizzazione del sottopasso e eh, delle pensiline. Perché quella cosa lì secondo me è una cosa che darebbe anche lustro alla stazione. Non mi ricordo se all'interno dell'accordo era previsto e se verrà avanti. Mi fermo qui, grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Grazie. Eh, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio ehm, volevo chiedere quali sono le prospettive rispetto agli immobili, visto che una prima citazione l'ha già fatta il mio capogruppo, il, il mio capogruppo Marco Dusse. Per quanto riguarda gli immobili inutilizzati, ricordo che nella passata, eh, con la passata amministrazione si era cominciato diciamo, a, a mettere sul mercato gli immobili che il comune non riteneva utili all'espletamento delle, delle, delle proprie funzioni e così, eh, se non ricordo male, nella, nel programma di mandato era previsto anche per, per questa amministrazione. Mi è venuto in mente perché... Eh, in questo consiglio comunale, ieri sono state dette alcune inesattezze e la butto lì come battuta. Spero, caro sindaco, che non sia non è riferito personalmente a lei, ma che non sia questo il nuovo metodo che lei ha eh, più volte ricordato. E anche scritto. Mi spiego l'assessore Antiga, che è alle mie spalle, eh, eh, non so se non ricordavo o facesse finta di non ricordare quando ha citato il valore dell'asilo di San Giacomo un milione e tre mi pare abbia detto caduto dalle nuvole chi ha messo questa cifra beh questa cifra l'ha semplicemente messa il Comune non l'ha messa né il Cesanna Malanotti né l'ex ente Asili Manzoni l'ha messa il Comune eh, in, eh, nello, nelle perizie propedeutiche alla delibera del Consiglio Comunale 23 dell'8 settembre 2010 se non ricordo male lei era Presidente del Consiglio Comunale allora ci fu e beh, penso che il, il, il collega Dare eh, se lo ricordi bene: ci fu quell'accordo per fare in modo che potesse essere ceduto da parte del comune alla Guardia di Finanza l'immobile, l'ex asilo di via 24 Maggio. Si stabilì una, un accordo con l'ente asili Manzoni per una permuta. La permuta era relativa a uno scambio immobiliare. Eh, per cui l'asilo di San Fermo, che era proprietà del comune, valutato 1.268.000, sarebbe passato all'ente asili Manzoni, il quale avrebbe a sua volta ceduto al comune gli asili barra ex asili di San Giacomo, 420.000, Piazza Gallina, 226.000, Via Calcada, 93.000, Via 24 Maggio, 330.000 e Santa Giustina, 199.000. La somma risulta, chissà perché esattamente, 1.268.000 euro. Quindi c'era un equilibrio perfetto eh, in, in questa cessione. Quindi non, non si è inventato qualcuno quella cifra dopo la cessione, è quella che è a bilancio perché nel conto patrimoniale, questo me lo insegna lei, si mettono i valori eh, a valori di cespite. Così come non è. Eh, signor sindaco un affitto quello dei 30.000 ma è un rimborso a spese è scritto così nella convenzione allora io non so se l'assessore antica si sia letto o meno la convenzione o se faccia finta di non ricordarsi quando risponde perché dare notizie non corrette è profondamente scorretto ehm, per, quanto, eh, per quanto ritengo io quindi è bene dire le cose come stanno e se non si è debitamente informati riservarsi semplicemente di rispondere in un altro momento perché dico questo perché alcuni di questi immobili sono ancora in carico al comune eh, e ehm, gradirei sapere se nella, ehm, nel programma diciamo così che ha visto che non è uno di quelli stati tolti quelli che ha citato il, il, il vice sindaco eh, posocco eh, per quanto riguarda le alienazioni degli immobili, sono previste, sono in fieri, sono programmate eh, alcune vendite eh, per, 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 per i prossimi mesi. Eh, per ora mi fermo qui. Grazie, grazie, consigliere. Prego, consigliere Dare. Sì, rispondo subito che eh, diciamo. Quelle valutazioni che sono vecchie di dieci anni sono state fatte nel momento in cui abbiamo ceduto praticamente alla Guardia di Finanza eh, l'immobile dell'asilo del, del, dell per il semplice motivo che la Guardia di Finanza si trovava ubicata in due appartamenti in maniera indecorosa, anche dal punto di vista, parlo indecorosa dal punto di vista operativo. Ma soprattutto c'era la, 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 la facilità che la Guardia di Finanza venisse accorpata a Conegliano. Quindi quell'operazione che è stata fatta, che poi hanno dato questi, questi risvolti di soldi e quant'altro, che poi non sono rispettati perché sono, sono valutazioni fatte dal, dal, dal nostro responsabile del comune, fatte in base alle tabelle che non sono nostre, non sono suoi, non sono di nessuno da quel valore, è un valore che sicuramente in questo momento è molto alto perché il mercato è cambiato, è un qualcosa che rimane come, come, come immobili il valore complessivo, ma sappiamo benissimo che se si trovasse da vendere a uno o i due l'asilo di San Giacomo, chiamatemi pure alle tre del mattino che il notaio lo pago io. Allora stiamo parlando di cifre che sono nella carta ma che in realtà sono cifre irrisorie, però l'importante di quell'operazione era tenere il presidio della Guardia di Finanza a Vittorio Veneto perché ce lo meritiamo, è comunque un punto, un punto di riferimento. Punto. Sì, ma ripeto, quell'operazione, però se, se andiamo a guardare l'ente Asilio Manzoni andiamo a vedere cosa è, cosa è quotato diciamo, sulla carta non credo ci sia imprenditore infatti vanno via bruciati sono, è passata la sua amministrazione è passata la mia passerà probabilmente, passerà probabilmente anche la sua e rimarranno patrimonio storico del comune patrimonio storico del comune ma è così però sono valori che sono messi diciamo con delle con delle proiezioni, con delle tabelle con del, che attualmente non sono più attuali. Grazie consigliere Darae. Qualche altra prenotazione. Bene, sì. Allora possiamo fare le. Ah, prego. Prego consigliere De Bastiani. Sì, io dicevo prima in conferenza di capigruppo, facevo osservare che eh, comunque questo è un documento importante, comunque, e, e è impegnativo da, da, da consultare. No? E noi lo abbiamo avuto quando è stata convocata la, 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 la commissione. No? Da, il Consiglio Comunale, in questo modo. Io sono arrivato con due giorni di ritardo, tra l'altro in giornate particolarmente impegnative per me e devo dire che sinceramente eh, ho avuto poco o niente tempo per guardarlo. Ecco, chiedevo o suggerivo che magari in futuro, se i consiglieri comunali che devono appunto eh, confrontarsi su questo documento, eh, mi sembra opportuno che sia il caso che avessero... 10-15 giorni di tempo per guardarsi, in fondo sono 150 pagine, belle fitte e cose. Questo per il futuro. Io ho scorso velocemente alcune pagine e, e così mi sono, mi sono posto degli, delle domande e volevo appunto girarle a voi. Sappiamo che dà la possibilità di parlare di tutto, questa sera si può parlare di tutto perché appunto comprende tutto. Allora però mi limito per il momento a chiedere un paio di cose dopo eventualmente nel secondo giro. Eh, a, per esempio all'assessore Prosocco, eh, visto che è citato, chiedevo se alcune informazioni su, su questo punto attuale il progetto Naturalmente Vittorio Veneto, che non so se è stato illustrato in qualche commissione eh, apposita, però mi sembra che qua in Consiglio Comunale non ne abbiamo mai parlato ero curioso di capire, non serve proprio nel dettaglio magari, di, di, di che cosa si stava parlando. E poi, per, sempre per il primo giro, volevo fare una domanda a eh, referenti Sindaco Miatto. Eh, qui c'è impostare il nuovo PAT. E il PAT è un'altra un spina, chiamiamola. Che da anni ricorre e, e torna fuori e di volta in volta. Il primo PAT era pronto a fine amministrazione da Re, mi sembra. Due anni prima, ecco. E, no, non lo sapevo. Due anni prima. E, due anni prima, ok, quindi, e, e, e non è mai approdato in, in consiglio comunale. E poi una seconda versione del PAT era pronta, credo, due o tre anni fa, se non sbaglio, un paio di anni fa, tre anni fa credo, e, e anche quella non è mai approdata eh, in Consiglio Comunale e adesso eh, si sta ancora lavorando sul PAT. Mi chiedo quanto costerà questo PAT, perché cioè, è la terza volta, mi sembra, che viene... Che viene che viene portato in elaborazione mi sembra aver capito che ci sia una cosa anche a bilancio 30-40 mila euro per vabbè dei soldi volevo capire ecco a che punto è e cosa ci riserverà insomma e quando per il momento mi fermo qua grazie grazie consigliere Altri interventi? Bene, allora eh, se il vice sindaco vuole rispondere, poi l'assessore Fasano. Sì, eh, sì, rispondo per quelli mia competenza, poi anche il sindaco, da un punto di vista urbanistico, risponderà, risponderà il sindaco. Allora, da dove inizio? Sì, eh, concordo con, con quello detto dal consigliere Antonio e dal consigliere Dus. Eh, questo è, è un documento che adesso serve, serve fin là. Il consigliere De Bastiani ha detto possiamo parlare di tutto. Eh, sì, è vero. In questo caso possiamo parlare di tutto. Quello che posso fare io è impegnarmi per i prossimi anni, magari, di presentare solo il DUP in questo periodo e magari andare ad approvarlo solo a, a novembre. E in questa maniera attendo però dai consiglieri magari delle, eh, delle osservazioni che la giunta valuterà e inserire magari in, in fase di, eh, di, di aggiornamento. Quindi potremo operare dalla prossima volta in, in questo sistema. Eh, come ha detto il consigliere De Bastiani, io quando ero in, in minoranza arrivava a sto paccone sette giorni prima, veramente... Prenderlo per mano oltre agli altri argomenti, perché non arrivava mai da solo, e era, era veramente eh, difficile. E questa volta abbiamo tentato di provare a dare un po' più di trasparenza al documento, fornendovi un, un foglio con le modifiche che sono state apportate rispetto all'ultima nota di, di aggiornamento. Quindi, un certo tipo di lavoro eh, da, parte, da parte degli uffici, che ringrazio, è stato fatto. Mi ricordo sempre il consigliere, l'assessore Fasan quando era consigliere. Che questo lo, lo chiedeva sempre a, al mio predecessore Napoli, ma cosa abbiamo cambiato, cosa avete cambiato? E non si riusciva mai a capire dove, ave, dove erano state apportate delle modifiche. Eh, sì, in questo, in questo documento togli quando il progetto è stato definito, funziona così. Eh, lei consigliere De Antoni dice, è il barato amministrativo, promuovere il barato amministrativo, me lo togli, non mi promuovi più il barato amministrativo? No, anzi, datemi una mano anche voi a promuovere il barato amministrativo, ma è stato fatto un regolamento e quindi è stata tolta l'azione promuovere, non so, lo metto, magari la dottoressa Albassore mi darà una mano in questo tecnicamente, perché è, è stato fatto un qualcosa che ci ha permesso di toglierlo. Da, dagli obiettivi operativi poi noi dobbiamo promuoverlo ma è una, la promozione vera e propria la dobbiamo fare noi tant'è finalmente nel regolamento il baratto amministrativo la gente si doveva presentare entro il 30 aprile proporre qualcosa e poi causa quello che è successo non si era presentato nessuno negli ultimi giorni qualcuno è venuto a offrirsi per, per iniziare a poter fare qualcosa quindi anche i cittadini che sono a casa sappiano che chi paga magari l'IMUP al comune e vuole rendersi utile per dare una mano al comune, magari nella manutenzione del patrimonio verde, patrimonio arboreo, si presenti in comune che c'è questa opportunità del barato amministrativo. Eh, domande? Eh, quello che mi riguarda naturalmente, il progetto Naturalmente Vittorio Veneto, che è diciamo un progetto di valorizzazione del territorio partendo dalla valorizzazione del patrimonio sinteristico presente eh, a Vittorio Veneto. Il primo step riguardava un percorso che è il classico percorso eh, di Santa che noi conosciamo verso eh, la frazione di Maren e ritorno tra Via Caprera e Seravalle. È stata in ritardo causa Covid, comunque raggiunta. È stato fatto un bando a cui hanno partecipato. È stato assegnato il primo, eh, il primo percorso alla scuola di maratona Vittorio Veneto. Con cui si è chiuso diciamo, diciamo, l'accordo che non è solo di manutenzione di un percorso, ma di promozione, promozione all'esterno del, del nostro patrimonio sentieristico che riguarda sì il percorso eh, di Santa Augusta, ma la promozione, riguarderà tutti i percorsi sentieristici, sia a fare a piedi che in bicicletta, che verranno inseriti successivamente. Quindi c'è una creazione di un sito che dialogherà col nostro sito turistico e che eh, farà la promozione del territorio a chi è. E tra l'altro c'è già un contatto per inserire un secondo percorso, che è quello che si collega da Santa Augusta verso il Pizzoc, scende in Piadera e ritorna a Vittorio tramite le creste della Madonna della Salute. Ecco, questo sarà il secondo step che andremo, che andremo a, a proporre il bando, vediamo chi, chi è interessato alla manutenzione di di, di questo percorso, ecco, comunque la cosa è partita. Ci sarà il primo gruppo di lavoro perché c'è un gruppo di lavoro eh, nella settimana dal 19 al 26 di agosto. Grazie, Vice Sindaco. Prego, Assessore Fasà. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto volevo chiarire una cosa con il Consigliere Tonò. Non mi sarei mai permesso di dare. Del tonto dell'incompetente, ho solo fatto un paragone di come ero stato trattato. Il consigliere Dus dice che ero, non avevo dimestichezza con, con internet. Lascia stare, parlo io, poi rispondi tu, per favore, perché sennò non andiamo fuori. Io ho solo detto che sicuramente uno che fa l'assessore o il sindaco non può essere tonto impedito perché non è il suo posto. Pertanto, visto che lei, il sindaco, ha richiesto la consegna a mano come l'ho fatta io, nulla da eccepire, va benissimo. Ecco, non capisco perché eh, il consigliere Dusta ha tirato fuori questa storia, che non è finita neanche tanto bene perché dopo sei anni sto ancora attendendo. Poi, qui chiudo e basta. Lasciamo perdere, tutte le. Comunque, lungi da me. Lungi da me offendere eh, l'ex sindaco Tonon e l'assessore Denardi. Ho detto solo, ho fatto un paragone, come sì, perché adesso che, eh, tutti possono dire quello che vogliono, forché io, non ho capito. Io sarò anche eh, impedito eh, e qualcun altro sarà impedito allora no. Allora, rotatoria dell'ospedale, rispondo a Dus perché è stato l'unico che mi ha fatto delle domande. Sì, non è volontà di questa amministrazione riproporre la rotatoria dell'ospedale, anche perché il finanziamento mi sembra che sia già andato, il finanziamento non è stato realizzato nei tempi dovuti, non c'è più finanziamento della rotonda, pertanto, però nel frattempo abbiamo interloquito con l'ospedale, c'è un'idea di un ampliamento, quasi un raddoppiamento dei parcheggi, spostare un po' l'entrata, c'è... Non dico un progetto, ma un'idea progettuale che abbiamo sottoposto e concordato con l'ULS, però il Covid poi ha fermato tutto, l'ultima riunione l'abbiamo fatta a febbraio, pertanto abbiamo ben presente le difficoltà di parcheggio dell'ospedale e della viabilità di quell'area che ha avuto anche degli incidenti mortali. Poi abbiamo parlato del PUT, lei mi ha fatto una domanda sul PUT di Ceneda. In questo momento che stiamo facendo il PUT non è possibile pensare uno sviluppo della città senza collegarlo ai flussi del traffico, in particolare la nuova eh, circonvolazione est, diciamo così, che dovrebbe partire qui, rispondo anche alla seconda domanda della bretellina, che dovrebbe partire dalla rotonda in zona, industri in, sì, in zona industriale su Menarè, attraversare tutta la zona industriale, arrivare a rotonda. In via Ippolito Pinto, che verrà realizzata il prossimo anno con finanziamento della provincia, rotonda dell'emisfero e si va al traforo di Santa Agusta. Ecco. Eh, il PUT, tenendo presente questo nuovo asse viario, dovrà eh, verificare l'accessibilità anche a Ceneda ed è stato dell'incarico la stessa ditta che, che fa il PAT, la diretta. Di verificare e di portare insieme al nuovo PAT anche il nuovo, i nuovi flussi del traffico e i nuovi studi di flussi del traffico. Via Oberdan, via da Ponte via Leoni, quella è una prova, come l'ho detto varie volte, ma è una prova di una nuova viabilità. Abbiamo approfittato della chiusura di via Leoni e della disponibilità di ferrovie dello Stato che ci faceva tutta una serie di, di segnaletica verticale e orizzontale pertanto quasi a zero euro adesso interveremo noi via Oberdan con risorse nostre ma è molto contenuta la spesa facciamo una prova se funziona se non funziona solo, solo la verifica sul campo ce lo dirà la frana del Fadalto dopo la manifestazione che abbiamo fatto anche insieme si ricorda sul Fadalto e eh, eh, sono arrivate le lettere di diffida da parte di Autostrade e di ANAS per i proprietari di, di sistemare le frane a questo mi sono impegnato in prima persona insieme all'allora consigliere Trubian avvocato e, e ad altri abbiamo interlocuito con ANAS e con Autostrade da allora non abbiamo avuto, sono passati già due anni, tre anni, non abbiamo più avuto notizia. Speriamo che sia finita là. Non, non abbiamo altre notizie. La bretellina l'ho già detto, stazione centrale sottopasso ferroviario. Guardi, con estrema sorpresa, le dico, è arrivata sei mesi fa una, una comunicazione di di Ferrovie dello Stato di Roma che dicevano che era in itinere il progetto per il sottopasso. Io non ne sapevo nemmeno che nell'accordo che era stato fatto da, 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 eh, dal sindaco Tonom c'era anche questa, questo sottopasso, da allora però nulla, nulla ho più saputo. Basta mi dica eh, consigliere. Vabbè, eh, mi sarà sfuggita, però sta di fatto che dopo quella comunicazione nessuno più ha visto niente, I lavori, i lavori sono quasi finiti. A noi mettiamo i termini a ferrovie dello Stato, bene, potevate metterlo voi, a tu lei non c'era, pertanto può dirlo. No, no, no. Però non si capisce. Per, per non provvedere. si capisce, ho detto che i termini... No, no, non si capisce, il botta risposta perché non si sente. Eh, vabbè. Io avrei finito le domande, se ci sono altre domande sono qua. Bene, grazie Assessore e passo la parola al Sindaco. Provo ad arricchire di qualche particolare a mia conoscenza sugli argomenti fin qua trattati. Eh, relativamente al discorso della rotatoria davanti all'ospedale... Eh, Nell'interlocuzione come diceva l'assessore Fasan abbiamo avuto con, uh, direttamente con l'amministrazione dell'ASL ehm, abbiamo capito che la perdita di posti auto connessa con quella realizzazione là era un fardello troppo pesante e per loro non andava assolutamente bene eh, che fosse percorsa quella soluzione là. Per cui, Uh, fra uh, alcuni loro progettisti e i nostri abbiamo studiato almeno due soluzioni diverse che aumentavano i posti auto all'interno del uh, perimetro dell'ospedale, però comportavano anche diversa, diverso ingresso in ospedale. Lì dopo, appunto, come diceva l'assessore l'interlocuzione si è interrotta dopo i problemi eh, Covid. Le, Spero che venga ripresa al più presto come, come soluzione. Nel frattempo noi stiamo pensando anche a una soluzione C, dopo le due pensate con l'ULS, eh, presupponendo anche la possibilità di mettere in sicurezza quella tratta dove le macchine tendenzialmente corrono, dove ci sono anche esercizi commerciali prima e davanti all'ospedale, con, proviamo a pensare, al cambio di quota. È una pratica che in Italia si vede pochino, all'estero si vede di più. E potrebbe anche essere una soluzione la meno impattante di tutte e forse la più utile a prevenire gli incidenti. Ehm, alcune azioni. Rispondo a Marco, eh, consigliere Dus. Eh, alcune azioni sono anche mascherate, nel senso che lei ha fatto due, due esempi di, di, di voci che sembrano banali. Non so, gli odori no, eh, che ci sono a Seravalle, quelli sono connessi alla non funzionalità di una eh, fognatura che potrà essere eseguita esclusivamente quando sarà funzionante il sottopasso perché. Connettere la rete fognaria nord-sud attraverso la stretta di Serravalle sarà un'operazione possibile solo quando si potrà farla. E quindi è un'azione quella degli odori che è mascherata da altri. Sì, 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 no, no, ma dico la spiegazione che magari certe cose eh, quindi. I cani e le azioni di cani è una cosa affrontabile con una certa sistematicità, progredendo con le azioni di controllo del territorio automatizzate in video sorveglianza. Cioè, ci sono certe cose da ottimizzare che con un'azione un si può poi eseguire anche in automatico le conseguenti. Circa il sottopasso di cui si parla, l'unico quando noi abbiamo interloquito di nuovo, ripartendo da, da capo, con RFI, l'abbiamo fatto sulla base della posizione allora esistente, sottoscritta dall'amministrazione precedente. L'unica cosa che abbiamo cambiato di quel testo era l'indicazione dei, eh, dei sottopassi implicati in, questa, in questo intervento. Nulla. Uh, non si parlava in quel documento in nessun punto di nessun sottopasso, mi è capitato di vedere invece un documento esistente sottoscritto da nessuno come foglio volante, diciamo così, dove si parlava di un sottopasso per connettere il diciamo, binario 1 con il binario 2. Un sottopasso là, ma come volontà di, di RFI o non so ma comunque il documento non era come non 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 era filmato da nessuno esisteva come foglio che mi è capitato di leggere ma nella fattuizione in nessun punto si parlava di sottopasso lì abbiamo soltanto cambiato i, i passaggi a livello interessati e basta eh, come dicono qua si può benissimo verificare che non si parla in nessun punto di sottopasso. Il PAT l'abbiamo ripreso, ehm, lo stiamo elaborando, eh, soprattutto nelle, nelle parti più che interessano il rischio, la definizione di, di, di un sacco di parametri, non il foglio come si chiama il foglio quarto, quarto, quello è ancora in tonso e desideriamo farlo un po' collegialmente perché forse è forse la parte più importante, no? Lo stiamo mettendo a posto resto perché? Perché soprattutto un po' la normativa in questi anni è un po' cambiata, ma soprattutto è arrivato con tutte le sue problematiche il discorso UNESCO, unesco e la gestione della Core Zone, della Buffer Zone, secondo le indicazioni che vengono dalla Regione relative all'UNESCO, che sembrano essere chiare, chiare non sono e stiamo interloquendo anche con la Regione per poter avere un indirizzo ben preciso. La problematica è nostra che dobbiamo ancora fare il pat, ma si riverbera dopo su tutti quegli altri comuni che l'hanno già fatto perché dovranno modificarlo? In base, cosa, in base a delle indicazioni che sembrano bellissime, legali, ma non sono facilmente capibili, interpretabili per, per essere applicate correttamente. Ci stiamo lavorando in questo momento, qua, proprio in questa fase qua. Approfittiamo anche della redazione del PAT, come diceva l'assessore Fasan, per aggiungere anche studi sulla viabilità che possono essere... Comprensibilmente connessi alla, alla redazione del nuovo patto. Questo è lo stato dell'arte al momento. Work in progress, speriamo di venire fuori. In contemporanea, sta andando avanti il regolamento edilizio nuovo, in contemporanea, sta andando avanti anche il regolamento cimiteriale nuovo, che ha quasi. Il regolamento cimiteriale. Quasi 50 anni il nostro andava fatto anche quello. C'è del, della carne ecco, che sta cuocendo. Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Belliana. Sì. Allora... Ehm... Volevo chiedere una cosa al all'assessore Posocco sul metodo di lavoro. Beh, innanzitutto grazie dell'elenco che ci ha fornito, che è molto utile, però volevo capire, allora, eh, forse non ho capito bene, dunque, quelle che sono state tolte, gran parte sono azioni che sono già partite, già iniziate, e però vedo che alcune azioni sono ancora contenute all'interno e mi sembra che siano partite, tipo eh, snellire l'organigramma, ristrutturare ed adeguare gli uffici comunali in considerazione delle nuove linee strategiche di mandato. Se non sbaglio c'è stata una riorganizzazione degli uffici, non lo so, mi sembra di, di ricordare adesso non lo so. Volevo chiedere, oppure ad esempio, ehm, ad esempio il discorso di coinvolgere i consigli di quartiere nei processi di programmazione. Um, un vecchio, sì, adesso va bene. Dunque, questo ad esempio, eh, Sindaco, vado a lei. Eh, lo, lo dobbiamo fare o è già in atto il discorso del coinvolgimento dei consigli di quartiere nella programmazione? E, mh, quindi, volevo capire se proprio tutto, mh, Assessore, tutte le cose che sono. Eh, cioè, mi sembra che ci siano altre cose che sono segnate che però eh, sono, sono anche già partite quindi è soprattutto quella, quella che gli ho chiesto eh, grazie grazie consigliere altre prenotazioni altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto Prego, consigliere Dus. Eh, sì, volevo fare um, siccome, eh, è anche una segnalazione e una richiesta di chiarimento. Mi eh, è stato segnalato eh, che ovviamente con l'orario estivo delle corse degli autobus eh, hanno, eh, si sono ridotte. E eh, Mom sta facendo delle verifiche sui passeggeri. Eh, probabilmente per capire, ovviamente per gestione interna. E volevo sapere se su questo punto, eh, siccome so che è un argomento sentito soprattutto d'estate, soprattutto anche col coronavirus eh, dagli anziani, se era una cosa che, sulla quale magari avete avuto modo di parlare con MOM per garantire insomma, delle fasce o, o quantomeno che le corse vengano mantenute il più possibile compatibilmente con i costi, eccetera, eccetera. Però, ripeto, son, sembrano problemi marginali, però se uno abita a lungare che deve andare in ospedale e non ha la macchina, fa fatica a muoversi, e la città è così. La, poi quando si parla di circonvalazione, eh, sinceramente eh, mi viene sempre un po' da ridere, no? o anche di asse, come diceva giustamente l'ingegnere consigliere di Antoni, cioè, sono una serie di segmenti che noi uniamo, cioè la città è fatta come è fatta, è purtroppo una vera circonvalazione come le altre città, non riusciremo mai a averla. Eh, L'ha spiegato lei, eh, solo per spiegarla ci, ci si mette un quarto d'ora, eh, entra in una rotonda, gira a destra, svolta a sinistra, che, che circonvalazione è. È una strada che, che tenti di dire che se è uno scorrimento speri un po' più veloce delle altre, quella è. E purtroppo questa è la realtà dei fatti. Ecco, siccome invece il PAT e, e poi il, il piano del traffico che si sta predisponendo, immagino siano, costino anche un, una cifra rilevante, mi chiedevo se eh, sarà stato fatto un bando quello oppure siamo sotto soglia per l'assegnazione, eh, oppure sì, come, come funziona? Eh, o se era stato fatto nel passato, non lo so, perché non so neanche chi, chi se ne sta occupando. Quindi mh, magari se c'è già una, una, una prima predisposizione, eh, se ce lo vengono a presentare, eh, così iniziamo anche a capire qualcosa noi. Grazie. Grazie, consigliere De Antoni. Eh, sì Rispetto alle osservazioni che avevo fatto, Assessore Posocco, cioè, eh, mi ha dato una spiegazione sul, sul discorso del baratto amministrativo. Diciamo che forse la, la promozione di questa attività deve essere ancora fatta. Cioè, non capisco la filosofia che ha determinato to, il togliere queste azioni. Ne, facciamo, ne, presentiamo, ne faccio un'altra. No? Cioè, la pagina 116.221 è stata tolta. Contrastare la presenza di prodotti contraffatti nei mercati emettere ordinanze atte a contrastare eh, l'accattonaggio, l'occupazione abusiva, eccetera, eccetera. No? Questa, quando vado a vedere il, il, le linee, il documento che abbiamo provato prima, quello che eh, diciamo, va, valuta quanto è stato fatto fino adesso, che eh, scrivono che hanno fatto alcune cose, ma non, addirittura dicono che non hanno potuto farle tutte perché eh, non c'era personale. Allora non capisco perché togliere questi. Cioè, non, non ho capito perché li avete tolti. Cioè, resta comunque il richiamo sul documento a, a svolgere questa attività di contrasto dei prodotti contraffatti nei mercati. Cioè, non è che si faccia. Non so chi l'ha tolto, qualcuno avrà, avrà un ufficio, avrà detto di toglierlo probabilmente. Non credo che sia stato qualcosa. Ecco, Però eh, per noi che leggiamo. Perché siamo qua e abbiamo anche, dedichiamo anche tanto tempo per leggere queste cose, cioè è inconcepibile una roba del genere. Allora, o si dichiara che nel momento in cui il progetto è partito non serve più riportarlo, no? ma contrastare la presenza dei prodotti contraffatti, cioè non è che siano stati in giro una volta e adesso è finita, cioè devono continuare, perché l'hanno tolto? Non si capisce. E questo vale per i 7-8 progetti che ho letto prima, le 7-8 azioni che ho letto prima. Que per questo io torno a dire che purtroppo, come diceva De Bastiani, si può di parlare di tutto, ma forse bisognerebbe anche dire qualche cosa no? che, che non siamo riusciti a dire in questo, in questo documento, per tutte le co cose che avete detto. Cioè è difficile, per quanto mi riguarda, cioè, dare un voto favorevole a questo documento. Non, non, è non, si può neanche non sarebbe neanche da votare, ecco, se posso dire. Ma non ecco. e volevo precisare all'assessore Fasan. La convenzione che avete firmato a gennaio-febbraio del 2020 con Rete Ferroviaria Italiana richiama, richiama la, la precedente convenzione firmata dalla precedente amministrazione e quindi riporta le cose che erano previste in quella convenzione. Quando abbiamo parlato di questo, purtroppo forse no, non mi ha sentito quel giorno, io avevo detto ma come Rete Ferroviaria Italiana vi, vet, vi, vet, vi mette dei limiti temporali e anche stabilisce le penali. Che, se no, che dobbiamo pagare se non facciamo i lavori in tempo. Perché non avete messo le stesse, eh, diciamo, le, gli stessi tempi e le stesse penali anche a rete ferroviaria, visto che si ridiscuteva, e visto che la convenzione che è stata sottoscritta eh, in febbraio dalla, dal sindaco è molto più vantaggiosa anche nei confronti di rete ferroviaria? Perché anziché toglierne uno di, di passaggio di vero, ne togliamo alla fine, delle, delle tre ne togliamo, no? Perché questa è la. 2 più 1, sindaco, vi siete impegnati a farlo quando si troveranno i soldi e quando uno si impegna più o meno lo deve fare, quindi si, si poteva già in quell'occasione mettere queste, questi tempi, bene che rete ferroviaria abbia comunicato, il sottopasso è quello che passa sotto e che va di là del, del binario 1, io ho capito, e anche tutto il rifacimento delle banchine e altre cose che adesso non ricordo ma che sono riportate in quella convenzione che era stata firmata. Eh sì, ma la firmata so che la legge lei, vada a rileggerla, poi ce ne ripariamo. Ma è scritto così e l'ho guardata bene anch'io. Quindi, eh, volevo dire che eh, ritornando al, al, nostro piano, al nostro documento, è difficile approvare questo documento che è privo di contenuti eh, nuovi rispetto a quello che c'è. Trovate una soluzione per non farci votare contro, ma voglio dire, e neanche io non voterò contro, ma a meno astenermi su questa cosa perché faccio fatica a dire che cosa dice questo documento. Possiamo parlare di tutto, ma dobbiamo dire qualche cosa, non stiamo dicendo niente. Ripeto, non, abbiamo mai non è stato mai citato il COVID-19 su questo documento, è impossibile, no? Cioè, sarà una dimenticanza? però come, come facciamo a non pensare che la programmazione sia cambiata con questo? Grazie consigliere De Antoni. Altri interventi? Consigliere Daré. Sì, grazie. Solo per puntualizzare sul pat che volevo due anni prima del mio mandato, solo perché. Oltre 150 persone erano arrivate negli uffici comunali, mio personale e anche quello dell'assessore, chiedendo di declassare le, i terreni edificabili che non avevano più scopo, di, di, non avevano possibilità di farlo. Quindi eh, quella crisi dell'edilizia che ha coinvolto diciamo, tutti e quindi chiedevano di declassare e di ritornare il terreno agricolo proprio perché c'era l'IMU da pagare, l'ICI da pagare. E quindi la volontà mia di fare il pat era proprio su questa cosa, non che avessi particolarmente interessi nell'edificazione nell della città, ma fortunatamente questa cosa si è risolta con la legge 4 del 2015 della Regione Veneto che ha declassato chi non aveva la volontà di costruire o di edificare è ritornato a terreno agricolo. Quindi per questo le dico che il patto aveva quel senso in quel periodo preciso. Per quanto riguarda invece, voglio puntualizzare sulla circovaluazione, penso che questa amministrazione qua, eh, chiaramente il Sindaco, ma tutti quanti noi vogliamo completare la viabilità della bretella che dall'autostrada entra Praticamente alla rotonda dell'emisfero: con l'altra bretellina per entrare in zona industriale in maniera tale da togliere il traffico pesante sul Menarè e quant'altro. Quindi, questo è, è un qualcosa che dobbiamo fare. E qua, consigliere De Antoni, voglio vedere se è a favore o no, perché dopo, se arriva in consiglio comunale, voglio vedere se la votate perché quando c'era il traforo non è che l'avete votata. Quindi la programmazione della città per quanto riguarda strade e viabilità è un qualcosa che non è che poi sulla strada ci corre il leghista, sulla strada ci, cor ci corrono tutti. E allora, siccome è un'opera che andrà sarà l'opera finale perché poi parlando di circolazione, la circolazione entrerà in zona industriale e uscirà sulla nuova bretellina e uscirà sull'emisfero e quindi anche per poter andare in autostrada è una, è una viabilità alternativa che però toglie il traffico a San Giacomo. Quindi su questa programmazione poi vedremo se sarete d'accordo. Il DUP non dice niente, il DUP è, praticamente ricalca quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione, ma è così, è un documento che ha delle prescrizioni e quelle prescrizioni vanno rispettate. Per questo non c'è il Covid, il Covid, se domani c'è l'emergenza morbillo scriviamo il morbillo. No, è un qualcosa puntualizzato, è un qualcosa puntualizzato, puntualizzato, è un, è un documento che ci chiede lo Stato che il Comune deve ottemperare. Punto. Grazie consigliere Dare. Consigliere Tolon. Grazie, sono parzialmente d'accordo col collega Dare nel senso che eh... È un documento che è obbligatorio per legge, ma così come è obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi e in alcuni c'è scritto attività sospesa a causa Covid, come è stato fatto da una parte, si poteva fare tranquillamente dall'altra, è che si faccia solo perché lo Stato ce lo impone indipendentemente da... Eh sì, ma sembra quasi, sembra quasi che ce ne accorgiamo a novembre che c'è stato il Covid dopo nove mesi. Se rischia a fare brutta figura, ma non importa non è, non, non è questo il problema. Era per confermare che rispetto a quello che ha detto lei, per esempio, le ricordo che l'acquisto la, la, eh, dei terreni eh, per fare la famosa rotonda citata anche precedentemente, lo abbiamo fatto durante la precedente amministrazione. Punto. Ovviamente, come ha detto lei, le amministrazioni e come sanno tutti i non dico buoni, ma almeno discreti amministratori, le azioni amministrative si susseguono indipendentemente dal, eh, dall'orientamento politico. Approfitto invece per sollecitare nuovamente, visto che è uno dei punti che sono stati tolti, eh, per capire se effettivamente c'è questo accordo definitivo per quanto riguarda l'uscita eh, sud, chiamiamola così, o entrata sud come si vuole, della, del, del traforo di Santa Augusta. Perché ricordo che quando sono arrivato sei anni fa in amministrazione era tutto bloccato, cioè c'erano e non solo una sentenza del TAR che bloccavano l'uscita su via Virgilio. Punto. E questo è inequivocabile. Pa piaccia o non piaccia, il TAR si era espresso in maniera molto secca. Non solo il TAR, fra l'altro, non solo il TAR, anche c'erano anche le posizioni di tanti ricorrenti sul tavolo. Una soluzione. Presidente, scuso, eh, scusi, io... Mm sì, consigliere da re. E eh, vabbè, eh, finisco. Dopo le do la parola. Beh, Beh, sì, appunto, e se si ricorda bene, visto, anzi, lei non c'era, io, ahimè, il colore dei capelli dice da, ormai la mia età. Io ricordo anche benissimo com'era il primo progetto Zuccolo. Qualcuno, forse Zuccolo, non ha mai sentito nominare. Mi lasci finire per piacere scusate. un attimo, eh, almeno finisco. No, no. Stavo dicendo, oh, signor, ma scusi, consigliere. Stavo, no, un velo pietoso per niente, io sto spiegando a quelli che non c'erano com'è la situazione perché non è esattamente come ha detto lei. Allora, il progetto Zucco, il primo stralcio partiva da eh, più o meno dove è adesso la Sega e finiva esattamente dove sta uscendo adesso l'uscita, chiamiamola Sud, o entrata Sud eh, a, a Sant'Andrea, quello era l'uscita eh, intermedia mentre l'uscita ultima era eh, vicino all'ospedale punto dopodiché durante l'amministrazione scottà, questa è storia non è interpretazione, è storia durante l'amministrazione scottà c'è stato un problema di condivisione del progetto con la soprintendenza, tant'è vero che se allora l'uscita allora, l'uscita no no, guardi che è lo stesso ridotto di prima tant'è è una... vero che l'uscita... Una... tant'è vero che... Ma se non posso andare avanti... Sì, eh... prego, ma... Tant eh... Grazie, tant'è vero che... L... No, neanche io. Neanche io. Allora... Neanch io. Ad... Neanche gli... ah, adesso, scusate un attimo, adesso, scusate un attimo. Consigliere da re. Consigliere da re. Consigliere da re. un attimo, consigliere Tonò, un attimo. Siccome stiamo parlando del DUP. Eh... Dico, e il traforo è, realizzato, è già realizzato, aspetta di, è, sì, e aspetta di essere aperto. Allora, un attimo, dai. no, continui, finisca, finisca il ragionamento. Avanti. Adesso le do la parola, tranquilli. Sì, tranquillissimo, grazie. Neanche io sopporto le bugie, siccome eh, talvolta ne sento anche qui dentro, allora eh, avendo più storia di tutti qua dentro mi permetto di farla. Dicevo che durante l'amministrazione scottà la soprintendenza ha bocciato la seconda parte del traforo, quella che andava diciamo dalla, eh, sotto eh, la Madonna della Salute. Tant'è vero che anche senza passare in consiglio comunale, cosa mai successa, in conferenza. Eh, in conferenza eh, dei servizi, quella fu approvata senza nessun mandato del Consiglio Comunale. Nessuna, nessuna, sì, è così, è questa la storia. Nessun problema, la cosa è andata avanti. Stavo dicendo che eh, sarebbe bene capire se quella eh, uscita è definitivamente concordata o meno con, eh, con Anas, perché da quanto ne so io, visto che ero sindaco allora, il passaggio in Consiglio Comunale urbanistica per quanto riguarda la regione. Ultimo Ministero Ambiente, Soprintendenza, ehm, quindi Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato, Opere Pubbliche e Sovrintendenza, erano tutti d'accordo. Anna scompresa ovviamente. Improvvisamente per un anno si è bloccato tutto. È una bugia anche questa, Spero. Io. Io, ma non so, mica io che a... Guardi che finché ero sindaco ho parlato tante volte con l'ANAS, come ho parlato con tutti i cittadini quando mi sono trovato con il, il, il progetto bloccato, bloccato dappertutto adesso. e abbiamo tentato varie soluzioni finché le abbiamo trovate. In la parte grossa, mi pare sia il 97-98% del lavoro è finito, manca la sì. sua conclusione. Ah, Domanda, la... ci arriviamo Di... o non ci arriviamo? Dato. Grazie. Grazie. Allora, consigliere De Bastiani, prego. Entro io nella rissa, perché sì, quando sì, sento sì, l'odore sì, sì. di rissa, un po la rissa mi agito. No? Ah dai, rissa per modo di dire, insomma, ci, ci si scalda un po', ovviamente, togliamo un po' di muffa. Eh, no, eh, siccome sono stati toccati eh, eh, problemi importanti e forse il problema importante, voglio anch'io eh, portare il mio contributo su viabilità, la famosa viabilità e tangenziale di Vittorio Veneto no? e, Dobbiamo tenere presente degli ultimi sviluppi cioè quello che è stato oh, all'ordine del giorno della cronaca non più di un mese fa cioè che dopo eh, i fatti del ponte di Genova, eh, il presidente della regione Veneto, eh, dopo 30 anni, è arrivato a, sulle, nostre, sulle posizioni degli ambientalisti e anche lui sostiene adesso liberalizziamo la 27. Una cosa che fino all'altro giorno, quando lo dicevamo noi, era una cosa da, 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 da pazzi e da, e da eh, sì, sprovveduti non si poteva, cioè, assolutamente non si poteva, era del privato. Adesso, adesso finalmente, si capisce eh, e si è detto che, che, si può, che, che si può e che è probabile che, 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 che si possa anche eh, percorrere questa strada. E questa è un'ipotesi da tenere in considerazione perché, eh, signori, questa, uh, uh, questa eventualità cambierebbe radicalmente per Vittorio Veneto i termini di ragionamento e, a mio avviso, eh, vanificherebbe quello che è stato fatto fino adesso, eh, escluderebbe l'idea della... Del, del secondo stralcio del Traforo di Santa e se ci dovessero essere fondi da investire, a quel punto saranno da investire su delle bretelle o dei miglioramenti di accesso all'autostrada che potrebbe essere finalmente liberalizzata. Allora, eh, come ripeto prima, una teoria portata avanti dal mondo degli ambientalisti, da almeno da sempre. Era una tesi anche di, 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 del partito della Margherita quando esisteva e c'erano stati fatti degli studi approfonditi. E, sostenuta dal PD, eh, dai comuni del PD del Trevigiano e mi ricordo che il Sindaco mannillo ne aveva fatto un suo tema eh, di, di, di dibattito. Perché dopo, tra l'altro, va ad aggiungersi la problematica della tangenziale nuova che, 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 dovrebbe, che è in programma e in progettazione a Treviso e che, eh, e che noi abbiamo sempre sostenuto. Quindi, siccome si sono mossi molti sindaci su questo tema, io invito eh, la nostra amministrazione a cominciare a prendere in considerazione questo. Questo, questa ipotesi, verificare se si può fare squadra con gli altri comuni, quelli a sud e quelli a nord, potrebbe già uh, uh, entrare all'ordine del giorno di, della commissione per esempio territorio ed eventualmente dopo un confronto in Consiglio Comunale che ovviamente non può essere breve però che a mio avviso non va prorogato potrebbe diventare un motivo di pronunciamento di questo Consiglio Comunale a favore o no eh, vabbè, eh, eh, questo lo deciderà la discussione ma comunque eh, eh, la ritengo una possibilità eh, importante e che potrebbe stravolgere tutte le le, le nostre concezioni di viabilità della città. Grazie, consigliere De Bastiani. Ci sono altri interventi o. Bene, allora. Eh... Vedo le risposte. Consigliere. Allora, eh, consigliere. due risposte. Consigliere, consigliere Avagliana. Eh, sì, mh, per quel che riguarda i punti a cui sono a conoscenza, che riguardano i miei assessorati, tipo eh, il progetto barato amministrativo è stato chiuso, è fatto il regolamento. Lei faceva riferimento al personale, il personale non è ancora stato chiuso e a settembre eh, sarà chiuso, quindi probabilmente è rimasto è, è per, è per quel motivo. E proposta mm, abbiamo il regolamento di contabilità che all'articolo 7,4 dice il documento unico di programmazione DUP approvato dalla giunta comunale viene presentato al consiglio comunale il 31 luglio di ogni anno per le conseguenti deliberazioni allora questo questo comma di questo articolo può essere interpretato okay? il mio invito è magari alla prossima commissione risolviamo questo, mettiamo un po' di chiarezza a questo comma, tipo eh, può essere presentato entro il 31 luglio e poi approvato il 15 novembre di ogni anno con gli aggiornamenti, eh, con le indicazioni prevenute dai consiglieri della giunta. Ecco, que è un suggerimento che do perché con questo regolamento di contabilità siamo qua a parlare di, di questo documento e eh, porlo alla votazione. Ecco. Ah sì, per il PAT eh, l'incarico eh, è sotto soglia. Okay. Non mi dica la cifra esatta, non gliela so dire, so che è sotto soglia. Grazie, Vice Sindaco, e do la parola al Sindaco che vuole rispondere. Eh, immagino che tutti siano d'accordo uh, di, di chiedere un'autostrada uh, gr gratuita, no? Cre credo che tutti non possiamo che essere d'accordo di avere l'autostrada gratuita. Ma io me l'auguro ancora. Credo che il momento di debolezza di Autostrade per l'Italia e di Atlantide sia passato. <ride> È un'impressione mia, vediamo. Vediamo bene. Allora rispondo io, Assessore. Assessore Antiga, prego. No, no, Vediamo a posto, grazie. Posto? No, era risposta a De Bastiani. In questo Consiglio più volte abbiamo parlato della liberalizzazione dell autostrada e, e voglio rammentare che tutti eravamo d'accordo, non c'era qualcuno di contro. Eh, si diceva che se per liberalizzare vuol dire andare gratis, noi sostenevamo che quel gratis non esiste, perché altri casi in Italia, dei tratti che sono liberalizzati, paga la regione, paga l'ente superiore. Quindi la discrepanza era se uno diceva gratis inteso per tutti e noi si diceva molto gratis per noi, ma qualcuno paga. Quindi se la regione vuole rendere... Eh, ehm, gratuito, il tratto maestre piano di Vedoia, nessun problema. Basta che a fine dell'anno paghi quelli che sono i corrispettivi degli importi di transiti. Ci sono casi in Italia, non ci sono nessun caso in Italia di transiti gratuiti che nessuno paga. Quelli che sono gratuiti qualcuno paga. Era quella solo discrepanza. Noi siamo d'accordo anche per i voli aerei gratis, con i treni gratis. Noi siamo d'accordo, quindi facciamo tutti i documenti per la gratuità di tutto. Grazie. Grazie assessore. Eh, no, mi sa di no perché ha già fatto niente. Solo sulla dichiarazione di voto, eh, direi che ormai i doppi interventi li abbiamo fatti quasi tutti, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere De Bastiani. Okay. Allora, approfitto della dichiarazione di voto per commentare la, le affermazioni di dell'assessore Antiga. E il mio commento è bisogna portare pazienza. Grazie e la dichiarazione di voto voteremo contro. Contro, grazie. Consigliere Dus, dichiarazione di voto. Sì, ehm, accolgo la proposta del, del vice sindaco, mi sembra una cosa opportuna, anche per non sì, perdere tempo inutile che. Eh, e quindi di rivedere il regolamento può essere sicuramente un'opportunità un anche per migliorare poi strada facendo questo documento. Eh, in merito al documento eh, ci asterremo perché, mh, alcune cose ovviamente non le condividiamo, su altre invece eh, sono già superate, come abbiamo detto, quindi. È un po' più donastico sia votare contro che votare a favore, quindi riteniamo che l'operazione migliore da fare sia astenersi. Grazie, consigliere. Consigliere De Antoni. Io volevo precisare al consigliere D'Arè che io non chiedevo che nel documento venisse riportato il Covid a tutti i costi, volevo solo dire che secondo me il fatto che sia successo questa epidemia qualche influenza ce l'avrà sicuramente nel bilancio 2021 e conseguente anche nel, conseguentemente anche nella programmazione 2021-2023. Credo che questa cosa sia indiscutibile non pretendevo che venisse scritto, pretendevo solo che si tenesse conto di questa cosa. Alla luce delle cose che ho detto sopra, come mi ha anticipato Marco Dusse, il mio voto è di astensione. Grazie consigliere De Antoni. Bene, passiamo quindi alla valutazione. Allora ho letto il documento DUP e la delibera dice di approvarle il documento DUP del 2021-2023. Voti favorevoli Contrari 2 astenuti 3. Allora la delibera è approvata con voti favorevoli 10, contrari 2 astenuti 3. Eh, passiamo a votare l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 10 contrari 2 Due astenuti, contra tre, contrari. tre contrari e due astenuti. Allora la delibera è immediatamente eseguibile con 10 eh, voti favorevoli, tre contrari e due astenuti. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2020-2022, sesta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2019. Chiedo al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Sì, andiamo a votare questa variazione di bilancio. Eh, allora, mi, mi soffermo su, sulle variazioni più importanti, se siete d'accordo, poi discuteremo. Allora, come maggiori entrate, eh, da sottolineare l'arrivo del fondo statale di 803.750. Eh, I 130.700, così esattamente ripartiti, sono 7.500 per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno, eh, 72.950 euro di mancato incasso di Tosa e 50.250 sono dei centri estivi. E andando giù, avanzo vincolato per spese correnti di 33.936 euro sono quelle del sistema bibliotecario eh, vittoriese avanzate che bisogna reimpiegare nel nello stesso sistema bibliotecario. Abbiamo previsto una minore entrata di 25.000 euro sull'imposta di soggiorno, è chiaro, è chiaro il motivo: ehm, maggiori spese andiamo con i 44.980. E relative all'istruzione dello studio sono dovuti al riempiego di un contributo dello Stato per l'asilo nido e di un contributo dello Stato di 21.800 euro e di un contributo dello Stato per le scuole paritarie ehm, mettiamo dentro gli 803.000 come fondo di valutazione crediti quindi li mettiamo in questo, in questo fondo e abbiamo delle spese per i servizi sociali di 152.680 euro in parte capitale, la novità più importante è eh, la Vittoria Veneto Servizi eh, che ci fa entrare 200.000 euro in parte capitale. Noi la consideriamo come entrata straordinaria, perché questa entrata straordinaria per il comune può andare a finanziare opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Già, che sono lavori già suggeriti dal, dal, PAP, dal PEBA scusate, che avete visto eh, presentato. Quindi non andiamo a, a procedere col PEBA, andiamo a procedere con dei lavori che, che sono stati previsti anche da, da, dal PEBA. Quindi ringraziamo la Vittoria Vento Servizi SRL per i 200.000 che... Eh, verranno appunto reinvestiti per, per il sociale. Grazie. Grazie vice sindaco. Apriamo la discussione. Consigliere Tonon, prego. Sì, eh, gradirei avere una risposta di carattere tecnico. Eh, cosa significa? Eh, fondo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali legate, presumo, o, o, o il fondo legato all'emergenza Covid-19. E mi spiego perché sono 803.000 euro che poi vedo nel fondo svalutazione crediti. Eh, mi chiedevo se una funzione fondamentale sia il fondo svalutazione crediti. Eh, quindi vorrei capire come queste due come queste due mh, voci si sì, pareggiano, fra virgolette. E poi l'altra domanda, ma è più una curiosità, c'è scritto utili straordinari, vitoriamento o servizi. Vorrei capire cosa sono gli utili straordinari. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere De Antoni. Eh, bisogna, prima di un chiarimento, forse dalla dal, 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 dottoressa Alvasore, volevo capire la differenza tra fondo svalutazione crediti e fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono la stessa cosa o sono due cose diverse? Sono la stessa cosa. Benissimo. Allora faccio il mio intervento. Allora vabbè, sulla parte eh, delle entrate non, non mi soffermo, in, in totale insomma, il, i soldi che sono arrivati in più sono per gran parte eh, da parte dello Stato, c'è qualcosa anche da parte della Regione, poi c'è questo finanziamento di 200.000 euro da parte della Vittoria Venete Servizi e quindi diciamo, sulle entrate non ci sono eh, discussioni. Eh, per quanto riguarda l'utilizzo di, di queste maggiori entrate, anche a me è saltato subito all'occhio questo, questo problema, l'ho sollevato anche eh, nella Commissione, cioè questi 803.750 euro che vengono messi nel fondo svalutazione crediti. Quando nella delibera che abbiamo appena approvato eh, al primo punto, eh, nelle premesse della delibera diciamo... Considerato che allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi, tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione. Allora, da un lato si dice questo, dall'altro mi ha spiegato l'assessore, si parcheggia in questo fondo, però. È una contraddizione parcheggiarlo in quel fondo dove abbiamo appena detto che eh, non, ci sono, non ci sono problemi, e questa è la prima, il prima, la prima domanda, il primo aspetto. Il secondo, il secondo punto è la destinazione di questi 200.000 euro che eh, gentilmente eh, la, il Vittorio Emetto Servizi ci ha, ci ha assegnato, ci ha, ci ha trasferito. Eh, Vedo che eh, questi 200.000 euro, è stato detto, sono stati messi nella, con la voce lavori per interventi vari ambito viabilità. Ricordo che eh, nel, piano, nel bilancio, eh, diciamo che abbiamo approvato nel dicembre, c'era un cospicuo finanziamento per questi fondi a favore della sistemazione della viabilità, e anche nella quarta variazione di bilancio, quella che abbiamo approvato il 15 giugno mi sembra, quindi due mesi fa meno, c'erano 190.000 euro per, eh, 190 per sistemazione della viabilità, c'era scritto più correttamente a favore della viabilità e poi c'erano 100.000 euro ancora per lavori vari, sempre sintetizzati. Penso che si intenda, visto che quando parliamo di lavori sui fabbricati, scriviamo sui fabbricati, quando parliamo di lavori sul verde, di, di, scriviamo che sono per il verde, non capisco dove siano andati anche questi 100.000 euro. In sostanza mi sembra di vedere che, nel, a parte lo stanziamento iniziale, che è rilevante, abbiamo aggiunto 200, 390.000, 490.000 euro in, 25, in, in un mese e mezzo. Quindi non capisco il fatto di inserirle lì. Se è vero. Come io spero che questi soldi vengano utilizzati, verranno utilizzati per avviare il primo stralcio di interventi per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, io dico scriviamolo subito: diciamo 200.000 euro per primo stralcio, piano eliminazione barriere architettoniche. E abbiamo risolto tutto: perché, da una parte, mettiamo i soldi sul fondo. Che, che, che è, già, è già cospicuo e non servirebbe metri, ma li mettiamo e li parcheggiamo. Dall'altra diciamo che non abbiamo problemi sui crediti e, e, e non abbiamo problemi sui crediti. Dall'altro diciamo che vogliamo fare eh, i primi interventi del PEBA, ma lo mettiamo nella voce lavori di inter e interventi vari nell'ambito della viabilità. Non capisco, cioè, non riesco a capire la filosofia che ci porta a queste, a queste indicazioni. Grazie. Grazie consigliere, consigliere Dus? Sì, e la prima domanda che faccio è proprio mh, da ignorante: cos'è il sistema integrato di educazione e di istruzione? Perché la regione ci ha dato eh, 20.550 euro per la promozione di questo sistema, se non capisco male. Quindi sì, non so se mh, Bon, ecco. ehm, poi per una volta devo dire che eh, io ho sentito in cui, tutti in questi anni Roma ladrona, adesso non si dice più, non, non va più di moda questa frase qua, eccetera. Però qui ragazzi, 803.000 euro che arrivano da Roma e 803.000 più quelli che sono arrivati prima, eccetera. Poi ci sono anche altri 20.000, 21.000, contributo statale per gli, per gli asili nido, 130.000, cioè una marea di soldi. Sono, sono anche soldi nostri, di tutti noi ovviamente, questi soldi. Una, una piccola parte sono, sono sicuramente soldi nostri, quindi ci fa piacere che, che, che ritornino diciamo, al comune di Vittorio Veneto e che il comune di Vittorio Veneto possa spenderli. Ci piacerebbe anche sapere come il comune di Vittorio Veneto intenderà spendere questi soldi. In questo momento abbiamo capito che l'amministrazione ha, sì, ha intenzione di parcheggiarli lì in attesa di non si sa bene cosa, visto che come abbiamo visto c'è comunque... Eh, una contraddizione, allora, io dico di emergenze e, e di cose da fare mi pare che il DUP ne contenga assai. I soldi in questo momento sono arrivati. e Iniziamo a spenderli questi soldi prima che, che marciscano là. Perché, se no, dopo non possiamo sempre lamentarci, che non riusciamo a fare gli interventi perché i soldi non ci sono. Ripeto, una marea di soldi così eh, non li si era mai visti. grazie consigliere consigliere baliana sì. un po mi riallaccio a quello che stava dicendo il consigliere dus cioè volevo chiedere anche all'assessore all a bilancio mh, facendo le somme da tutti i finanziamenti i soldi che sono arrivati da roma eh, a che cifra siamo arrivati e mh, sono, è giusto che questi soldi siano arrivati in un momento così, così importante per, per il discorso del Covid, e quindi, eh, però, è giusto insomma riconoscere mh, che mh, insomma, lo Stato quando, e come anche la Regione insomma, si stanno eh, prodigando a favore, insomma, stanno mettendo in campo mh, parecchie risorse. Magari se sappiamo l'ammontare esatto al quale siamo arrivati dall'inizio della, della pandemia. E poi, appunto, sempre sulla domanda che faceva, se questi soldi sono direttamente legati alla, alle funzioni legate all'emergenza COVID, cioè sono eh, soldi ehm, prefissati per delle spese ben determinate o sono soldi liberi, tra virgolette. Eh, altra cosa che volevo capire. E, mh, io mi ricordo che eh, durante l'emergenza Covid era stato aperto un conto corrente del Comune per quanto mh, i cittadini hanno voluto versare dei, dei contributi e mi sembra che eravamo arrivati sugli 85 mila euro o forse anche di più. Volevo chiedere se sono stati messi a bilancio in qualche maniera perché avevo chiesto anche la scorsa volta questa cosa qua. E in particolar modo volevo chiedere se questi contributi ehm, sono contributi di singoli cittadini, oppure Scusate la domanda un po' inopportuna, ma ehm, oppure sono contributi che sono arrivati anche da cittadini che in qualche modo stanno hanno. Uh, a che fare con uh, o sono direttamente collegati con degli, um, delle iniziative da parte del comune stesso. Quindi volevo chiedere se uh, le cifre dei, dei, dei bonifici rispetto a questi contributi, magari le cifre più alte, se avete preso in considerazione um, se, da, da, da dove arrivano. Insomma. Ecco, eh, niente di male eh, se ci sono soldi che arrivano da... Da, da singoli cittadini, però se ci sono altri soldi che arrivano da cittadini che hanno direttamente eh, qualche rapporto lavorativo, non lavorativo, qual qualche rapporto eh, collaborativo col comune, magari eh, tenetelo in considerazione, ecco questo pensavo di, di, di chiedere e altra cosa ehm, che volevo chiedere è quello che ha chiesto anche De Antoni il consigliere De Antoni i 200.000 euro ehm, a, che, a che lavori si riferiscono sì, che, che opere si andrà a fare grazie, grazie. ci andranno a fare Scusa. Sì. grazie consigliere ci sono altri interventi O diamo la parola all'assessore Penso che possa rispondere se sì. non ci sono prenotazioni. Prego, vice sindaco. Provo, se dimentico qualcosa, mh, fatemelo notare. Che, eh, se, non so se prima il segretario vuole rispondere alla, alla domanda tecnica del consigliere Tonon. O... Sì, che, che poi così vado avanti con... Mi sembra che fosse quella sul contributo per le funzioni fondamentali di 800.000. Sì, è eh, un contributo che genericamente viene, assegnato ai comuni, genericamente viene assegnato ai comuni sulla base di alcuni calcoli abbastanza complessi che, fanno, uh, che fa il Ministero per uh, sopperire le mancate entrate e, e anche le maggiori spese che sono riconducibili all'emergenza Covid. Eh, funzioni fondamentali perché eh, c'è un elenco di funzioni che eh, sono oh, le funzioni a cui eh, questo contributo dovrebbe sopperire. Non sono sicuramente spese volutuarie, non sono funzioni volutuarie, ecco questo voglio dire. Adesso l'elenco non me lo ricordo, comunque eh, sono una decina di funzioni, tra amministrazione generale, servizi, cultura, eh, ma forse la cultura neanche. Non mi ricordo se c'è la cultura, no? Non c'è. E ecco, questa è la sociale ovviamente, sicurezza, e a questo è deputato il contributo. Sì, do la parola alla dottoressa Alvasore che vuole rispondere a un quesito di qualche no, Buonasera, consigli. volevo eh, aggiungere rispetto a quello che è correttamente ha detto il segretario che questo si chiama fondo funzioni fondamentali, in realtà tiene conto ehm, i criteri in base, alla quale, in base ai quali il, lo Stato ha poi assegnato le risorse ehm, tengono conto del ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese quindi è un fondo che eh, è stato dato sì in ottica di spesa e quindi di funzioni fondamentali ma soprattutto in questo momento Covid in un'ottica di minori entrate ed è per questo lei chiedeva la correlazione col fondo svalutazione crediti, è per questo che è stato accantonato in parte spesa per far fronte alle eventuali minori entrate che si dovessero verificare e il, mi aggancio al, alla domanda del consigliere De Antoni eh, nel primo punto quando ehm, è stato eh, dichiarato il, il mantenimento degli equilibri e la correzione la eh, Formulazione della corretta quindi eh, del fondo eh, crediti di dubbia difficile esazione riguardava la parte accantonata nell'avanzo di amministrazione, quindi nella parte della gestione dei residui, eh, cosa diversa invece da quella che viene fatta in sede di variazione in, eh, con questo eh, provvedimento eh, che viene. Eh, aumentato e quindi integrata eh, la parte di competenza e quindi non di gestione dei residui. Grazie dottoressa. Prego vice sindaco. Sì, allora provo, provo a dare qualche, qualche risposta. Allora, utili straordinari da Vittorio Veneto Servizi eh, perché sono utili straordinari per noi come comune, noi abbiamo eh, l'utile ordinario che ci viene dato ogni anno, che sono 150 euro circa 150.000 euro, per noi questo è un utile straordinario, così lo possiamo spendere per eh, metterlo nel capitolo dove è stato messo. Ricordo che fino al 2018 la Vittorio Veneto Servizi pagava un mutuo, mi sembra comune, di 150.000 euro, adesso si trova libera dal 2018 da, da, da questo e quindi ha deciso di, di darci questi 200.000 anche per comunque, permettetemi il termine, fare un po' di promozione sulla Vittorio Valento Servizi stessa, sulla farmacia nuova che andrà ad aprire, sapendo che, e qui dovremo stare ben attenti noi, con, uh, con quello che andremo a programmare, questi 200.000 euro verranno utilizzati per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Che lavori andremo a fare? La, la consigliera Bagliana mi chiede. Eh, sa, questo sarà eh, un incontro che faremo intanto come maggioranza, eh, in base al progetto PEBA che è stato presentato, e assieme ai consiglieri prenderemo gli spunti e decidere, decideranno i consiglieri dove è meglio, è meglio intervenire, è stato inserito intanto nel capitolo che ha detto il consigliere De Antoni, ma noi staremo ben attenti a, diciamo, a dove verranno spesi. Quanti soldi ci sono arrivati finora dallo, dallo Stato? Si, sì, ringraziamo, sono arrivati circa 1.400.000, circa, dovrei fare bene i conti. Uh, può essere anche di più. Dai, quasi ne, ne avanziamo 2003 di IMU di in zona industriale, quasi ci siamo. Quindi, quindi. Le, proiezioni, le proiezioni sono spero siano sbagliate, eh, perché poi è, è, è uno dei motivi per cui siamo stati prudenti in questa fase. Le proiezioni dicono che potremmo avere una mancata, un mancato introito visto quello che abbiamo incassato a giugno quindi, eh, di IMU di circa 600.000 euro senza contare la TOSAP non ci sono manifestazioni quindi la TOSAP inferiore e quindi questo ci fa essere prudenti ci fa essere prudenti ehm, una serie di, di una serie di cause la scuola in primis abbiamo fatto una variazione di bilancio di 190.000 euro per le normative che andranno eh, che vengono avanti per la scuola e adesso siamo, io personalmente sono col discorso banchi, col bando che è andato a fare il governo che apriranno le buste il 12 di, di agosto per 3 milioni di banchi da distribuire entro il 12 di settembre. Io non so nessuno, ma non so come, come facciano. Non vorrei che caricassero qualcosa nella logistica ai comuni. Comunque ci sono una serie di. Ci sono una serie di problematiche che non ci fanno stare tranquilli, quindi abbiamo, eh, abbiamo preferito metterlo nel fondo svalutazione crediti. Questi soldi speriamo di sbagliarci e che a settembre siamo tutti più tranquilli e che questi soldi li possiamo impiegare per, per altro. Eh, gli 85.000 euro di eh, donazioni fatte da tutti i cittadini. Parecchi consiglieri comunali, tra l'altro. Mi ricordo un 86enne che con le, con le lacrime agli, agli occhi ci ha donato 200 euro e 50 uova, eh, col cuore, quindi non ci sono state offerte. Cioè, è il buon cuore della, de, delle, delle, delle persone, veramente che, che si è fatto sentire. Sono stati impiegati, sono stati passati in variazione di bilancio, adesso mi scusi, non, non ricordo esattamente, però sono stati impiegati nel sociale per i fondi, per eh, l'abitabilità, eh, per aiuti. Eh, comunque, nell'ambito sociale, tutti questi, questi soldi qua. E cos'altro dire? Niente, avete capito perché siamo prudenti, perché vogliamo essere prudenti. Eh, speriamo che a settembre. Eh, Vada tutto liscio. Siamo prudenti, vogliamo dire anche a cittadinanza che siamo anche tranquilli. Perché abbiamo le armi per eventualmente sopperire, spero alle, a tutte le difficoltà che ci potranno essere. Spero. Poi ripeto, vediamo, vediamo come va, perché qua veramente ogni giorno non, non, non si capisce, c'è parecchia incertezza. Ecco. Bene, grazie, vice Sindaco. Non vedo interventi. Quindi prego consigliere De Antoni. Oh, sti, scusa. Cioè, io continuo a non capire il discorso del, di questo accantonamento, nel senso che sempre nella delibera sugli equilibri di bilancio non abbiamo parlato solo dei residui attivi che sono diciamo in qualche modo coperti e quindi non occorre integrare il fondo. Ma abbiamo anche scritto che la gestione di competenza relativamente alla parte corrente e alla parte capitale, che è stata adeguata in relazione alle nuove maggiori entrate che hanno permesso di finanziare nuove maggiori spese, esprime una sostanziale situazione di equilibrio economico finanziario. Quindi da questa delibera io capisco che in questo momento non ci sono problemi, cioè se dall'IMU che è stato incassato a giugno. Forse è venuto fuori un, un buco enorme, l'avreste scritto? No? Quindi non, non c'è questa situazione. Non leggo, non capisco, magari ci sarà. Non capisco e non riesco a capire come ci sia questa situazione di grave, di grave difficoltà che fa, che fa mettere da parte 806 mila euro che sono eh, stati mandati adesso dal, dal Ministero. Questo è una cosa che eh, non mi sembra che ci sia un eccesso di prudenza su queste cose. Insisto una, sul fatto che se. I soldi della, del Vittorio Avento Servizi devono andare per fare opere sul PEBA, si scriva sulla, sulla destinazione fondi per PEBA. Non ha senso scrivere una cosa se poi se ne fa un'altra. Cioè è, è inconcepibile per quanto mi riguarda. Se, se c'è una cosa che non capisco spiegatemela. Però insomma anch'io un po' di anni ho lavorato nella pubblica amministrazione e di queste cose non si possono fare. Il terzo punto è, avevo sollevato anche in commissione questa cosa, non sono utili straordinari quelli che riportiamo là, sono dividendi straordinari. Non sono utili, sono dividendi straordinari. Io non so come siamo arrivati a questa gentile concessione da parte della Vittoria Veneto Servizi. Evidentemente, diciamo, è, stato, sì, è, certo, evidentemente è stato che il, gli azionisti, gli azionisti hanno, sono andati lì e hanno detto datemi un po' di soldi. Ma allora chiamiamoli con il loro chiamamoli con il loro nome giusto, cioè sono stati presi dei soldi dalla riserve e sono stati dati. Sono, credo, che si chiamino dividendi straordinari. Se non è così, eh, spiegatemelo, chiedetelo, chiedete, però io la capisco così, insomma, per quello che so io, so, anche io, come dicono tutti, non sono un esperto di queste cose, però qualche cosa ho, ho capito e, e quindi per me tre cose, il, si scriva che è PEBA e che non, sono via, che non è viabilità, Teniamo conto che quegli 806.000 euro non devono andare in un fondo di riserva, ma devono essere impiegati. E se ritenete, non cambierà molto, se ritenete, modificate quell'indicazione che sono dividendi straordinari, credo, e non utili straordinari. Grazie, consigliere. Consigliere Tonon. Sì. Ehm... Solo una, una puntualizzazione per che è in linea con quello che diceva il collega D'Antonio adesso, cioè sulla eh, come dire, dichiarazione esatta di quello che si, che si scrive in modo che corrisponda esattamente a quello che si intende fare. Ci sono alcune discrasie, diciamo così, ne cito una per tutte. Allora, eh, vista la, la situazione, il, il vice sindaco ha detto, abbiamo ridotto, nelle minori entrate risulta, Uh, conseguenti ad eventi e provvedimenti dovuti a seguito dell'emergenza Covid-19, meno 25.000 euro previsti come incasso per imposta di soggiorno. Se non che nel uh, DUP che avete serva o non serva, comunque bisogna approvarlo, che avete uh, testé approvato, l'imposta uh, di soggiorno viene confermata nel 21.45.000, 22.23.000, sempre 45.000. Allora la domanda è, abbiamo scritto le cifre, perché bisogna scriverle? O, o, o cosa? Ah, no, siamo eccessivamente ottimisti, ho, ho l'impressione. Anch'io spero che poi nel 2021 migliori tutto, anzi addirittura anche nel 20, ce lo auguriamo tutti. Però se da un lato allora eh, mettiamo in saccoccia 803.000 euro perché, come è stato detto... Eh, so, S viste le proiezioni meglio, visti gli incassi di giugno, eh, le proiezioni ci danno meno 600.000 euro però faccio notare una cosa non so se, spero che non siano veritiere ovviamente ma c'era la possibilità di non fare il primo acconto il 20 giugno, per cui eh, con tutto rispetto, ma che, che dati avete in mano per poter dire presumibilmente avremo 600.000 euro in meno, con quali dati? visto che c'era per chi voleva la proroga del pagamento della rata ah come no, sì che c'era la proroga dell'IMU, non del, 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 dell'IRPEF non tutti l'hanno pagata perché c'era la possibilità e allora, che dati avete voi? l'autoproroga la, la l'hanno fatta tutti quelli che assieme all'IRPEF hanno detto non pago neanche l'IMU tanto paghi a dicembre, punto giusto? eh... eh. Beh, ha fatto male? Ah, boh. <ride> allora, la domanda è, ma che, che dati avete? Anche perché, anche perché vi ricordo che l'aumento la, dell'IMU che voi avete fissato in questa aula si paga con la seconda rata, non con la prima. Ricordo male, dottoressa? Appunto, quindi a, a, a dicembre dovreste avere 1.600.000 euro in più rispetto al, a, 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 a tutti gli esercizi precedenti, diciamo, tutti quelli passati, 1 milione e 6, 1 milione e 8, adesso non ricordo esattamente. E allora dico, arrivano 800.000, le mettete in saccocia perché non si sa mai, però eh, parimenti ehm, lasciate le, tutte le indicazioni, gli indicatori, tipo anche l'IRPEF, 3 milioni e 3, ma se avete detto che è prevista un, un minor calo di, eh, di ehm, redditi e di conseguenza, se lasciate la, la, la tariffa, meglio l'addizionale IRPEF uguale, chiaramente ci saranno meno entrate, ma sono sempre esattamente tutte uguali. Direi che alcuni documenti mh, bisognerebbe farli con un po' più di attenzione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Baliana. Sì. Allora, io vorrei ritornare sui famosi 200.000 euro, sul discorso del, del PEBA. Ho capito che non, sono, non, sono, non è ancora stato deciso mh, dove, come impiegarli relativamente al PEBA, e qui mh, rinnovo l'appello che avevo fatto all'assessore al sociale che questa sera non è qua, ma posso rivolgo, a rivolgerlo al consigliere Pagotto magari. Avevo proposto di, di fare una consulta mh, con le persone direttamente interessate, portatori di handicap, che potrebbero dare dei suggerimenti ehm, su quali siano i principali, le principali mh, lavori, ehm, cioè da dove iniziare praticamente, perché penso che chi sia portatore di interesse sappia meglio di tanti altri. Dove, dove iniziare. Ecco, questo è solo un suggerimento che magari appunto voi in maggioranza potete accoglierlo e, e quindi poi destinare anche questi 200 mila euro. E invece volevo chiedere una cosa che non è proprio, <ride> che non avevo capito ieri sera, non, non attiene alla variazione di bilancio, ma perdonatemi, io non ho capito ieri sera i lavori sulla ristrutturazione dell'asilo nido. Ehm, a carico di chi sono? Punto di domanda. Punto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Pagotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Visto che sono stati menzionati i 200.000 euro di Vittorio Servizi, mi sembra doveroso fare un bellissimo intervento su un argomento a caro. In quanto consigliere con delega sociale, non posso che esprimere la mia soddisfazione per i 200.000 euro stanziati da Vittorio Servizi. Soldi che verranno utilizzati per mettere in sicurezza i vari punti della città, eliminando le barriere architettoniche, no, no, no. in modo da poter agevolare la quotidianità di quelle persone che presentano delle disabilità. Come ho voluto dimostrarci, questa è un'amministrazione molto attenta e sensibile, dando priorità assoluta alle varie problematiche presenti nel sociale. Grazie. Grazie consigliere. Bene. Allora non vedo più interventi. Scusa, risposta veloce prego, nel rispetto prego, degli uffici prego, perché eh, il DUP è 2021-2023 quindi i soldi di stasera intanto non sono stati approvati, non potevano essere inseriti nel DUP. L'imposta di soggiorno di 25.000 euro è una variazione di stasera, il DUP non, era, non è stata ancora improvata, non è inserita, gli uffici hanno lavorato bene. Sì, se non approviamo ancora come facciamo a inserirla nel doop eh, elementare, no? Sì, l'asilo se è nostro interveremo noi. C'è la convenzione? Come non è vostro? No, nel senso l'asilo, ma parla di quello di San Giacomo, eh, le spese dovremo trovare i fondi. Eh, C'è in costo una trattazione, sì. Grazie. Allora, a questo punto. Passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego consigliere Dus. Sì, ma eh, allora, condividiamo ovviamente eh, l'operazione che tramite la Vittoria Veneto Servizi eh, vengano messi a bilancio eh, dei fondi per il PEBA e quindi eh, anzi ringrazio l'amministrazione perché sta dando continuità a un progetto partito. E quindi, eh, bene così. Eh, tra l'altro un'operazione un che credo sia eh, utile soprattutto nei confronti di chi appunto, oltre a disabilità eh, è più in sofferenza. Eh, tuttavia siamo costretti a votare contro a questo provvedimento perché per questi 800.000 euro io credo che almeno una parte potesse essere spesa immediatamente. Se non si voleva spendere tutto per precauzione, per almeno una parte credo che potesse essere inserita all'interno del, della linfa eh, del, del, dell'albero dell'amministrazione dell per, per dare appunto, un po' di più slancio, visto che mi pare, come ho già detto prima, che di problemi ce ne siano molti da affrontare. Ahimè, siamo costretti a votare contro. Grazie, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Bagliana, prego. Sì, allora, ehm, io m, rivolgo di nuovo al consigliere Pagotto il discorso della consulta delle disabilità. Ecco, vabbè, detto questo, sul, noi ci asteniamo rispetto a questa variazione di bilancio e, m, e m, secondo me, cioè, adesso io ho capito anche lo spirito dell'assessore Posocco, se devo dire la verità, visto che oggi i dati del Veneto non sono bellissimi, si parla di 130 casi in Veneto oggi quindi rispetto al covid e quindi voglio dire dobbiamo stare un attimo attenti su, su quello che succederà quindi il discorso adesso di metterli un attimo in stand-by tra virgolette mi sembra una cosa anche positiva anche voglio dire quindi mh, concordo sul, sulla linea di principio e quindi ci asteniamo. Grazie, consigliere. Dichiarazione di voto per il consigliere Varaschin. Grazie, presidente. Condividiamo in pieno la linea adottata dalla Giunta, la, una linea prudente, e per questo motivo il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie, consigliere. Passiamo a questo punto all'approvazione della delibera. Allora, favorevoli. Dieci. dieci. Contrari. 3. Astenuti. 2. Allora, la delibera è approvata con dieci voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Passiamo alla immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, la delibera è immediatamente esegu eseguibile con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Grazie a tutti e buona serata, buonanotte.